a vivere in campagna. Ah, ah, sento la cudilla che mi avvampa. Ah, ah, buongiorno, signor. E tu che facca? Vieni. Io che faccio qua? Voi che cosa state facendo con questa spazzatura a st'orario? A spazzatura non si etta stura. Sull'otto e mezza, entro le sei. Ma mi manco guardavi l'orologio. Ma che c'è anche a ietare qua? E poi non si mente da così a spazzatura. Ah, c'è no. Sono i secchielli, c'è sono i gatti. I gatti servono per la spazzatura. Non mi metti ti pinzi dei panni. Tutta la spazzatura e i secchielli. Sulla plastica vanta la busta. Oh. Ho capito, ma se uno non ha un secchiello, non ha niente la spazzatura. Signora mia, i secchielli se non l'avete, andate a Viale Isonzo, numero 222, e vi daranno tutto. E vi daranno pure tutto, le istruzioni come avete fatto. Chiano chiano, mi dicesti, in Viale Isonzo, 222. Ho capito, ma va buono. Sì, allora. Signora mia, pensate una cosa. Sì. Chi si è ucato? Se mi chiamava Fabio, stura era Fabio Concato. Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate, veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane, fatto con farine calabresi, macinato a pietra e cotto a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio NaturaSì. Andiamo. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada Statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore. Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta impigliata. È un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance, ricco di antiossidanti, e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce e unico al mondo. Fratelli Mancina SNC, via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza.
info 0984 99 23 18 www.panificiomancina.it. Top Flight, da sempre soddisfa la tua voglia di dolce o salato. Da 10 anni offriamo il meglio dei nostri prodotti, preparati artigianalmente con materie di prima scelta. Ti sapremo deliziare in qualsiasi momento della tua giornata. A colazione e non solo, con i nostri gustosi e giganti cornetti a lievitazione naturale. Varietà e creatività danno vita a piatti sfiziosi per degustare i nostri squisiti aperitivi. La nostra pasticceria è rinomata per la bontà e per la finezza delle creazioni proposte. La gelateria vi conquisterà con la sua originalità e prelibatezza. Nella sala privata, raffinata ed elegante, potrete festeggiare eventi e ricorrenze speciali. Siamo specializzati nel servizio catering, con tutte le nostre bontà fresche, genuine, dolci e salate. Top Flight, sorriso e qualità. Top Flight, ti aspettiamo a Cosenza in via Guglielmo Marconi 110, info 0984 39 48 68 e rende via Louis Braille 15, info 0984 83 76 27. Freeze. Vecchio amaro del capo, l'italiano più amato. Eccomi qua, buon pomeriggio e benvenuti in diretta, amici miei. Stiamo un attimo facendo un po' il resoconto della situazione. Abbiamo iniziato la trasmissione con una bellissima cartolina preparata da Vanni Belpanno, insieme a regia Francesco Selvaggio, immagini di Antonio Bruni, quelli di Raggio di Sole e di Tropea. Bene, cosa stiamo preparando? È giusto che il 10 marzo finisce la trasmissione e vi stiamo accompagnando ai progetti futuri di Lino Polimeni, per chi ci segue, per chi segue le mie produzioni con la società che produce queste trasmissioni. Ormai con i telespettatori c'è un feeling straordinario, io mi sento come uno di casa vostra. So il rispetto che avete per noi e per la televisione che facciamo. E allora, come una persona di casa, vi annuncio che praticamente stiamo preparando dei progetti. Uno è Speciale Lezioni, credo che è pronto subito. Cos'è Speciale Lezioni? Vi ricordate cosa abbiamo fatto a Cosenza? A Cosenza abbiamo fatto un format, credo che sia un format mio, in esclusiva della Magna Grecia Comunicazione, perché è un format, quando ho parlato con molti, questo è il format di Cosenza, guardate quanto pubblico, 200 persone in studio, uno Speciale Lezioni che vedeva con il protagonista Articolo 21 Speciale Lezioni a Cosenza, un grande seguito questo format che ripetiamo, facciamo vedere ancora delle immagini dello Speciale Lezioni che ripetiamo all'Hotel Guglielmo. Hotel Guglielmo, noi ci onoriamo intanto di sponsorizzare questo gruppo da oltre 20 anni, con il caffè, con l'hotel, con la spa e tutto. Io ringrazio Tiziana Meloni che ha messo a disposizione insieme alla proprietà, in questo caso Matteo Tubertini, Daniele Rossi, Beatrice Volpi, hanno messo a disposizione l'albergo per lo Speciale Elezioni. Sarà un grande successo perché è molto atteso. I candidati a sindaco di Catanzaro, vedete, questo è il format di Cosenza che sarà lo stesso format a Catanzaro, nell'albergo l'Hotel Guglielmo, dove si prevedono che ogni candidato a sindaco avrà la possibilità di portarsi 30 sostenitori. Vedete questi signori, ogni fila, in questo caso questi erano i sostenitori di Paolini, in questo caso poi c'è quello del sindaco di Cosenza. Vedete un attimo, spieghiamo cosa stiamo facendo, alza un po' l'audio. Grazie. Vedete, bene, Mario. Come sta Mario? Benvenuto in diretta ad Articolo. Bene, la stessa cosa, rientriamo in studio, può avvenire con i candidati. Vedete, noi chiamiamo, grazie l'audio abbassato, chiamiamo il candidato che non so adesso quali saranno i candidati della città capoluogo di regione, chiamiamo i candidati e vedete che ogni candidato sfila, ecco in questo caso Paolini, sfila all'ingresso, all'interno dell'Hotel Guglielmo con i sostenitori del candidato. Vedete, qui sono i sostenitori di Paolini e ogni candidato ha diritto ad avere i 30 sostenitori. In questo caso lo stesso format sarà fatto all'Hotel Guglielmo. Quando inizierà questo format? Perché stiamo lavorando, non abbiamo neanche il tempo di respirare. Allora, noi finiremo Articolo 21 come data normale, che ogni stagione parte a novembre e finisce il 9 o il 10. In questo caso, quest'anno, questa edizione finisce il 10 marzo, che è venerdì.
finita la stagione, diciamo, di Articolo 21, questa parte, perché si programmano le 8-9 puntate ogni venerdì in prima serata all'Hotel Guglielmo. Quando inizierà questo speciale Lezioni Catanzaro, dove non solo i sostenitori possono partecipare al canale d'asilo, ma anche le associazioni che sono degli architetti, dei geometri, le varie associazioni possono partecipare e chiedere al candidato, ma anche non so, un gruppo di cittadini che viene in trasmissione e vuole fare la domanda direttamente al sindaco ospite lì ad Articolo 21. Queste 9 puntate, prevedete questo, ecco il parterre, questo, immaginate, in questo momento sono 4 candidati al sindaco, mancava uno perché era assente, e in quella maniera poi noi avremo la possibilità di porre delle domande non solo in diretta da studio ma anche telefonicamente con i telespettatori. Allora, questo speciale Lezioni, che è un mio format dall'albergo, che succede? Andiamo, mi date un'altra, forse c'è un problema con questo, l'assistente di studio, c'è un problema con questo monitor, grazie, questo frontale, grazie, sistematelo subito, grazie, ma vedo un abbassamento di luce, c'è qualche problema? Tutto a posto? Ok, va bene, no, perché sono in diretta rigorosamente, è il 22 di febbraio. Simo, ecco. Allora, facciamo una cosa, perché sto spiegando questo speciale lezione? Perché da aprile partirà questo speciale lezione ogni venerdì in prima serata. Quindi cosa facciamo? Finiamo Articolo 21 il 10 marzo e siamo in produzione con lo speciale lezioni, coinvolgendo le aziende che dovranno sponsorizzare questo speciale lezioni. Quando inizierà lo speciale lezioni capoluogo di regione Catanzaro? Inizierà da quando sapremo la data che si voterà. Si vota la prima settimana di giugno, allora parte il 14 aprile. Si vota, non so, il 14 di giugno, parte la settimana successiva. In ogni caso saranno 8-9 puntate, dove cosa accadranno in queste puntate? Perché sono circa due ore e mezzo di diretta. Cosa accade nelle 8-9 puntate? Non solo presentiamo le tematiche, i problemi delle persone, non solo i candidati a sindaco, noi inviteremo, alternando i candidati a sindaco, anche i consiglieri comunali delle varie coalizioni. Cioè, in questo caso, il candidato del centrodestra, del centrosinistra o di una lista civica, eccetera, manderà, secondo lui, il miglior candidato o il miglior consigliere candidato in quella lista, in quella coalizione, che si possa battere bene con gli altri candidati. Quindi non solo sarà aperto ai candidati a sindaco, che saranno mediamente 4 puntate dedicate ai candidati a sindaco, ma anche ai candidati consiglieri comunali, dove avranno modo di discutere delle varie tematiche, dei problemi della città capoluogo di regione. Articolo 21 ha avuto sempre un ruolo determinante nelle elezioni di Catanzaro negli ultimi 10 anni, quindi lo vorremmo fare ancora, e lo facciamo con un albergo che è l'Hotel Guglielmo, al centro della città, ai giardini di San Leonardo, dando la possibilità anche ai cittadini, perché ci possono, possono essere ospiti nello studio, diciamo, organizzato con dei tecnici, fino a 200 persone, quindi dipende se i candidati sono per esempio 4, 30 sono i sostenitori per i candidati, poi ci saranno le varie associazioni e i cittadini che si vogliono prenotare per partecipare allo speciale elezioni. Detto questo, questo è il format che partirà da aprile a quando si voterà. Noi arriveremo fino all'ultimo venerdì prima del voto del consiglio comunale e del candidato a sindaco della città capoluogo di regione. Quindi Articolo 21 avrà veramente, sarà molto determinata per il candidato. Non faremo sconti a nessuno, perché tutti i cittadini potranno partecipare, tutti potranno porre delle domande, i tempi saranno gestiti in maniera equa con la par condicio in atto, e quindi faremo tutto questo. Dopo questo speciale elezioni, dal 26 di giugno partirà Raggio di Sole. Guardate, io quest'anno ero indeciso se fare l'edizione di Raggio di Sole. Io sto parlando come se parlassi a casa con delle persone che stimo, che amo, che voglio bene. Siccome i miei telespettatori, Raggio di Sole ormai è un classico della Calabria, sono 24-25 anni che va in onda, io so benissimo che per i calabresi, i siciliani, coloro che ci seguono, ormai da luglio, cioè dal 26, diciamo da fine giugno ai primi di settembre, i primi 10 giorni di settembre, la gente sa che ogni pomeriggio guarda questo classico della Calabria che è Raggio di Sole. E allora, perché decido, confermo quest'anno anche Raggio di Sole? Perché ho pensato, e ieri, la puntata di ieri mi ha fatto pensare molto, le persone sole in casa,
le persone che non possono andare in vacanza, le persone che veramente vivono con difficoltà economica la propria esistenza. E allora ho detto, se io gli tolgo questo servizio pubblico veramente, di uno speciale di raccontare come i calabresi e i turisti che vengono in Calabria fanno le vacanze. Quest'anno Raggio di Sole si spingerà in tutta la Sicilia, avremo anche la copertura siciliana e quindi la Sicilia con la città di Palermo. Pensate, coprendo la città di Palermo, solamente Palermo ha quasi 1.300.000 abitanti, quindi avremo modo di fare gli eventi più importanti della Sicilia. Voglio dire, io ho veramente tanta voglia di fare televisione. Il denaro, i soldi servono per una completezza, per poter poi dare la possibilità ai tecnici, a chi lavora, alla società che paga le emissioni dei nostri progetti. Allora, tutto questo per raggruppare le produzioni. Dopo queste produzioni dello speciale lezione Raggio di Sole, la produzione invernale invece è un grande punto interrogativo. Ritornerà articolo 21? Non lo sappiamo, e vi dico la verità perché non lo sappiamo. Perché la denuncia non paga più. Perché le risposte, probabilmente ancora, questa è una decisione che prenderemo insieme ai vertici, alla società che gestisce questa produzione, a novembre partirà articolo 21, partirà la più grande produzione mai realizzata in Calabria, che dovrebbe essere un grande talk show domenicale che va dalle ore 14 alle ore 21, quindi 7 ore con artisti nazionali, cabaret, lo speciale Storia di Vita, lo speciale Mamma, un grande talk dove sarà il più grande talk mai realizzato in Calabria, dove si vedrà in tutta Italia sul digitale terrestre, al di là del digitale terrestre in tutta Italia, attraverso Canale Italia sicuramente, e poi anche su Sky 875, Sky 879 e le varie reti televisive che vorranno ritrasmettere il talk show. Noi non daremo più esclusiva a nessuno, i miei progetti televisivi saranno liberi, senza esclusiva per le emittenti televisive, perché noi abbiamo dei progetti, paghiamo degli spazi e non dobbiamo consentire l'esclusiva a nessuno, perché consentendo l'esclusiva priviamo anche di spazi ad altre reti, ad altre coperture, quindi noi faremo un ragionamento completamente diverso. In merito al progetto, in merito all'emittente televisiva che è RTC Tele Calabria, che ringrazio il suo direttore, in questo caso il dottor Giuseppe Soluri, che mi ha messo nelle condizioni in tanti anni di poter fare la televisione veramente con grande professionalità e di avermi dato la libertà che nessuna emittente televisiva in questi anni mi ha dato. È stato un lavoro eccellente per 4 anni e qualche mese, però credo che il nostro percorso, l'ho detto, l'ho accennato, gliel'ho fatto capire, si sia concluso perché sono avvenuti dei fatti che poi è normale che ognuno fa delle scelte editoriali che vuole, dove noi, essendo il miglior cliente di RTC Tele Calabria, non ci siamo, voglio dire, siamo rispettati, siamo veramente tenuti in grande considerazione, però probabilmente, credo al 95%, anche se io ancora in questo momento quando vi parlo ancora non ho firmato con nessuna televisione, al 95% il nostro rapporto con questa emittente, ripeto, non c'è stato nessuno screzio, non c'è stata nessuna discussione col direttore, con l'editore, nessuno. È un fatto che ognuno, ci sono dei tempi. Quando io personalmente, l'ho detto sempre a Soluri, al presidente, quando comincio a stormare dentro vuol dire c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che quel tempo è finito. Ecco, poi sono subentrati anche dei paletti, delle situazioni dove a noi facciamo delle produzioni e non vogliamo dei paletti per quanto riguarda le nostre produzioni, né economiche né di scelte editoriali. Noi facciamo delle produzioni, prendiamo degli spazi e vogliamo la massima libertà. Ripeto, un grande lavoro che 4 anni, credo 4 anni e mezzo, con il presidente, col direttore Soluri, sono stati eccellenti. Lo ringrazierò sempre. E dire mai, perché probabilmente finisce un percorso, ma non è detto che tra un anno, tra due, possa ritornare questo percorso insieme. Io credo che se non avverranno fatti eccezionali, ma ripeto, fatti eccezionali che io non lo so, però credo che abbiamo fatto già delle scelte, stiamo indirizzando il lavoro nostro
per grandi produzioni e studi televisivi molto più grandi. In questo caso noi ripetiamo, dovremmo sempre ringraziare il direttore Soluri, perché grazie a lui, grazie alla libertà che mi ha dato, ho potuto fare Articolo 21. E quindi ripeto, la mia libertà è stata consentita da un altro uomo libero che si chiama Giuseppe Soluri. Se non fosse stato così, questo programma non poteva andare in onda. Ricordando il passato di Articolo 21, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto interruzioni, censure da parte di emittenti televisive e abbiamo avuto veramente veleni nel contesto della programmazione. È stato un lavoro tranquillo, in tanti anni mai una discussione col presidente, mai. Però credo che sia arrivato il punto di fare il resoconto della situazione. Sono subentrate delle cose che a Lino Polimeni non stanno bene, è una cosa mia personale, abbiamo valutato in maniera tranquilla, ho una stretta di mano, perché tra persone per bene, e ripeto, di avere da fare con un grande signore che si chiama Giuseppe Soluri, la stessa cosa, il mio comportamento nei suoi confronti è sempre stato eccellente, equilibrato, preciso, puntuale, di grande professionalità da parte della nostra società. Quindi noi possiamo sentirci tranquilli, non abbiamo fatto torti a nessuno e tutto il lavoro che noi abbiamo fatto ce lo siamo conquistati sul campo. Abbiamo dato una grande mano a questa emittente, un'emittente provinciale, grazie anche al nostro lavoro l'abbiamo fatta diventare una grande realtà regionale. Quindi il nostro volto, la mia trasmissione, i miei progetti hanno fatto diventare importante anche questa rete, abbiamo contribuito tantissimo. Quindi grazie di cuore, questo è un resoconto che facciamo ai telespettatori, è dovuto, perché non vorrei domani, cambiando emittente, dice ma Polimeni non ha avvisato, non è rimasta RTC. Credo che, tranne situazioni eccezionali, al 95% il nostro lavoro si conclude il 10 di marzo. Rimane un grande rapporto, un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, perché, ripeto, tra persone per bene, famosa stretta di mano, rimane sempre un grande rispetto e un'apertura. Non si sa mai, mai dire mai in tutte le cose. Però credo che quando le cose, lo ripeto, non voglio ripetermi più di una volta, quando le cose ti stanno strette e il vestito non va bene più e stai male, io quando sto male in un ambiente vuol dire che è arrivato il momento di cambiare. Vuol dire che il nostro percorso è finito. Probabilmente, come succede alla Rai, a Mediaset, alla 7, molti cambiano, poi, ma ci possono essere anche dei ritorni. Bene, abbiamo una clip da farvi vedere. Grazie. La clip. Oggi vi voglio raccontare una storiella. Ottobre, novembre e dicembre dell'anno scorso vi abbiamo raccontato le famose navi a perdere, il traffico internazionale di rifiuti tossici e radioattivi, con documenti desecretati dei servizi segreti, collaboratori di giustizia che davano delle coordinate dove ipoteticamente ci potrebbero essere quelle benedette navi e morti sospette, il comandante De Grazia. Alla fine vi chiesi: che faccio? Vado avanti o mi fermo? E voi, in tantissimi calabresi di tutto il mondo, cioè, mi avete risposto, mi avete detto: abbiamo figli, vogliamo che tu vada avanti. E noi ci siamo andati. Oggi il comune di Montauro mi ha denunciato, anzi ci ha denunciato le Iene, perché abbiamo leso l'immagine del comune. E io sono qui a richiedervi la stessa cosa. Che faccio? Vado avanti o mi fermo? Sentiamo se Giulio Golì è pronto a parlare con noi in diretta, lo stiamo chiamando a sorpresa. Sta squillando. Sì, pronto? Giulio, Lino Polimeni, sei in diretta ad Articolo 21, buon pomeriggio. Ciao, ho visto, abbiamo mandato in onda il tuo Twitter, credo che la trasmissione più popolare della Calabria debba capire cosa sta accadendo. Hai chiesto ai calabresi nel mondo se tu devi andare avanti o ti devi fermare. Io mi sento male. Cosa è successo, Giulio? Hai ricevuto una denuncia dal comune di Montauro? No, io ancora non ho ricevuto nulla. Pronto? Sì, sei in diretta all'articolo 21. Sei in diretta, Giulio. Riesco a capire, sei in diretta, ma non ti sento. Io ti sento, alzatevi, ritorno, grazie. Giulio, cosa è successo col comune di Montauro?
Niente, ho letto che ci hanno denunciato, quindi aspettiamo, ancora non abbiamo nessuna comunicazione. Ecco, tu hai chiesto nell'appello che noi abbiamo mandato in onda poco fa, se il calabresi vuoi che vai avanti o non vai avanti. C'è qualcosa, hai fatto qualche errore secondo te? Pino? Sì. Pino? Sei in diretta, Giulio, ti sentiamo. Ho capito, che io sento a tratti. Io ti sento bene, se tu parli io ti sento bene. Hai sbagliato in qualcosa secondo te? Non lo so se ho sbagliato in qualcosa, io sono contento se i risultati dell'Afacal sono positivi, quindi sono molto contento, siamo tutti molto contenti, ma noi non abbiamo mai detto il contrario. In realtà abbiamo chiesto di fare dei controlli ulteriori. Senti, ma tu ritornerai a Montauro, tornerai di nuovo ad affrontare questo argomento? Ora vediamo. Ma in virtù della redazione o dell'editore, in questo caso i produttori delle Iene, cosa ti dicono? Chi produce la trasmissione? L'editore ti dice di andare avanti o di fermarti? Questo non è che tu scusa. Cosa mi dicono. Eh? No, cioè, è un fatto di coscienza. Noi penso che abbiamo fatto un lavoro con la coscienza. E ponendo anche un sacco di paletti, abbiamo evitato di fare tante cose e ribadisco che siamo molto contenti se è tutto a posto per tutti i calabresi, perché il posto, la Calabria è bellissima, la conosco molto bene e la spiaggia è molto bella, ma questo non vuol dire che noi vogliamo rovinare qualcuno. Noi abbiamo solamente acceso una lampadina perché abbiamo raccontato quello. Abbiamo iniziato a raccontare, siamo partiti da lontano, con le navi a perdere, i rifiuti tossici radioattivi, documenti desegretati, e si sta focalizzando su una cosa. È a 360 gradi, secondo me, che bisognerebbe prendere coscienza. Senti, secondo te il problema di molti lidi, ma di tanti ristoratori e alberghi, è il fatto che la tua trasmissione, secondo quello che dicono gli albergatori, abbia potuto fare danno all'immagine della Calabria, è un problema anche economico in questo senso? Ma guarda, noi abbiamo sempre detto controllate, poi giornali, chiunque ha scritto altro di quello che abbiamo detto noi, quindi ora diventa tutto un po' brutto, nel senso che ognuno farà il suo. Ognuno farà il suo. Senti, in questo caso tu ritornerai per capire meglio, vorrai affrontare... No, te lo ribadisco, non lo so. Non lo sai, non lo sai, benissimo. Stiamo cercando di capire, okay. Vediamo. Ok. Apprezza pure il fatto che ti ho risposto. Assolutamente sì, ma ti ringrazio, perché in ogni caso tu sai, abbiamo sempre ascoltato in maniera imparziale sia la tua voce, la voce dei sindaci, coloro che protestavano, essendo il programma più popolare della Calabria, il fatto di parlare ai calabresi che ci stanno seguendo diventa anche disponibile da parte tua, ma non solo, se hai bisogno di quello che noi possiamo fare nel contesto di comunicare alcune cose, ritieniti... Ma guarda, sei gentile, ma io penso che la cosa migliore sia vedere come vanno le cose. Benissimo, benissimo. Poi, e lo ribadisco, abbiamo cercato di accendere una lampadina su una problematica. Perfetto, ho capito. Che c'è stata e non è solo calabrese, in più... Le navi non sono cose che mi sono inventato io, ci sono documenti dei segretari, ci sono collaboratori di giustizia che dicono determinate cose, c'è un aumento tumorale in alcune zone della Calabria. Poi che siamo arrivati su quella spiaggia, che delle persone ci abbiano detto che lì c'erano dei fusti, alcune persone, e ne abbiamo parlato, c'è. Sembra che abbiano pescato e siano morti nella patologia, che è riconducibile a quello. Noi abbiamo fatto quello che sappiamo fare, raccontare, vedere, abbiamo analizzato, avremmo sbagliato? Ma noi abbiamo analizzato e abbiamo detto che stavamo analizzando con determinate apparecchiature, che erano quelle. E non siamo noi
che dobbiamo fare dei test, ma è l'organo di competenza che deve farlo. Perfetto. Siamo stati noi a dire: scusate, venite a vedere se c'è qualcosa di strano. Non abbiamo detto: questa è la spiaggia, è fatta così, c'è questo, c'è quell'altro. Abbiamo detto: venite a vedere, perché a noi risulta questo. Punto. Il sindaco è copiato in delirio sui giornali del posto. Certo, perché bene, il sindaco di Montauro dice che tu hai procurato allarme, ed è addirittura così ha dichiarato anche in questa trasmissione. E lui dice: se i dati di Arpacal, i dati di tutti i professionisti saranno a posto, noi denunceremo la trasmissione Le Iene e Giulio Golia che ha portato avanti questa situazione. Certamente poi ci saranno i magistrati, ci saranno tutti quanti quelli che dovranno valutare chi ha sbagliato. In ogni caso, quello è chiaro che tu l'hai fatto in buona fede e l'hai fatto in un contesto. Questo è già successo, perché l'hanno già fatto e sarà un giudice a stabilirlo. Certo. Perfetto, Giulio, io ti ringrazio della disponibilità di aver parlato ad Articolo 21. Ritieni a tua disposizione. Chi c'è in studio? In questo momento io ti ho. No, sono solo. Abbiamo aperto con la tua clip, il tuo Twitter, e credo che di fronte anche. Mi hanno girato tanti messaggi in merito a questa denuncia e mi sembrava giusto aprire la trasmissione. Stanno seguendo tutti, compreso le persone che ti hanno denunciato, e sicuramente prenderanno parte alla trasmissione. In ogni caso, il messaggio che vuoi lanciare l'hai lanciato e sei stato molto chiaro. Ma scusa, il sindaco cosa dice? Il sindaco ha parlato di procurato allarme, il danno per la sua città, ha parlato in merito ai problemi che tu hai creato ai ristoratori, agli albergatori, hai creato secondo loro un danno economico e non solo d'immagine alla Calabria. Secondo me con questa cosa cioè la cassa armonica sarà diversa, perché noi non abbiamo, io penso di non aver procurato allarme, però posso sbagliare, ma non sono io a giudicarlo. Ma in questo modo, secondo me, se ne parlerà. Assolutamente, ripeto, io ritenevo giusto chiamarti e sentire anche il tuo pensiero e il tuo parere. Ti manderò poi eventualmente anche attraverso la clip della trasmissione per ascoltare i vari interventi che ci saranno oggi in merito a questo argomento. Grazie, salutami anche Francesca, grazie di cuore Giulio e buon lavoro. Anche a te, ciao, grazie. Ciao, grazie Giulio, ciao. E allora avete sentito in diretta Giulio Golia delle Iene, tutto questo perché mi sono arrivati tantissimi messaggi, è stato denunciata la trasmissione delle Iene, è stato denunciato Giulio Golia, allora cerchiamo un attimo di capire di che si tratta, ha sbagliato, ha fatto bene, secondo l'Arpacal i dati e quello che noi abbiamo affrontato in trasmissione non c'è nulla di quello che ha descritto Giulio Golia in trasmissione, secondo le varie analisi, la prefettura e l'Arpacal, il dottore che è venuto in trasmissione, tutti quelli che abbiamo avuto anche ospiti nel programma. Allora sentiamo anche chi vuole intervenire in merito a questo caso, può intervenire tranquillamente in trasmissione e dire la propria. Dopo la pubblicità ritorneremo in diretta. Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto. Expert Crotone. Consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia.
Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il Parco Commerciale Acropolis. Strada Statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio. Tutti i giorni, anche la domenica. www.expertcarbone.com. Meraviglioso, accogliente, caldo e di raffinato buon gusto. Quando da piccola immaginavo il giorno più bello della vita, era proprio questo ciò che desideravo. E al Borgo di Fiuzzi tutte le nostre aspettative sono state confermate. Un luogo che profuma di natura e di tradizione. Il tramonto sul mare, il calore della sabbia, il volo dei gabbiani e una spettacolare finestra sull'isola di Dino con le sue celebri grotte. Una favola. Un sogno, semplicemente Borgo di Fiuzzi. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Menù raffinati e gustosi, preparati da chef prestigiosi capaci di adattare la propria arte ad ogni richiesta, garantendo un servizio impeccabile grazie ai profumi e sapori delle eccellenze gastronomiche. Un'esperienza culinaria coinvolgente attraverso la degustazione di pietanze delicate e di una cucina autentica. Con grande professionalità è stato realizzato tutto con la massima cura per ogni dettaglio, grazie all'esperienza e all'organizzazione di uno staff altamente qualificato che ci ha seguiti con amore e passione, sempre attento alle nostre esigenze e a quelle dei nostri invitati, che sono rimasti entusiasti dell'ottimo servizio. Siamo felici e se tornassimo indietro non c'è nulla che cambieremmo. Rifaremmo esattamente la stessa scelta. Borgo di Fiuzzi, nella cornice incantevole di un paesaggio di raffinata eleganza. www.borgodifiuzzi.it. Info 0985 77 65 96. Praia a mare, Cosenza. Studio Immagine, dedicato a chi desidera immergersi in un'atmosfera di totale relax per rinnovare il proprio look. Piera e Vincenzo hanno raggiunto un grado di formazione da renderli esperti in tecnologie evolutive sia nei servizi tecnici che per il taglio. Un percorso caratterizzato da grande passione e creatività, portandoli a studiare, ricercare, sviluppare e realizzare nuove linee taglio e colore, da proporre in modo esclusivo a chi desidera esprimere la propria personalità attraverso l'immagine. Un modo di lavorare che fa scuola. Nasce così l'Accademia Didattica Professionale, con un programma formativo che spazia dalla comunicazione alla gestione aziendale. Una scuola di formazione professionale a 360 gradi che mira a creare esperti di bellezza dotati di ottime qualità sia pratiche che teoriche attraverso le tecniche di taglio per uomo e donna, con insegnamento del metodo scientifico mondiale, oltre alle tecniche di acconciature, colorazione, permanenti e cheratina. Studio Immagine, l'unica scelta per chi desidera intraprendere un percorso artistico e commerciale, dando risposte professionali a un mercato in continua evoluzione. Studio Immagine SRL, via Cristoforo Colombo 103/104, Catanzaro Lido, via 20 Settembre, Catanzaro. E abbiamo Studio Immagini, ricarica la tua card, il negozio, e riceverai il 25% di sconto in omaggio. Pensate che la nuova apertura è prevista a Catanzaro Centro in via 20 Settembre di fronte alla questura. Studio Immagini. Giusari Collection. Passione, sogno, realtà. Giusari realizza i desideri di ogni sposa, offrendo una varietà di stili, dall'abito gioiello con gemme e strass ai modelli più romantici e raffinati. Unica sartoria al mondo che produce all'interno tutta la filiera della produzione, dal filo fino all'abito finito. Ogni creazione è prodotta artigianalmente e su misura da mani esperte. La conoscenza dei tessuti e la qualità rigorosamente italiana rendono unica la collezione Giusari.
diventa stilista del tuo abito, dalla tua idea Giusari realizzerà nei minimi dettagli, curando ogni particolare, l'abito che hai sempre sognato. Giusari, per le spose che vogliono indossare il vero Made in Italy su misura, con un rapporto qualità-prezzo ottimale. E per lo sposo, da Giusari, ti aspetta un'ampia scelta di modelli versatili ed eleganti per soddisfare qualsiasi esigenza di stile. Inoltre Giusari propone abiti da cerimonia per uomo e donna. All'interno dell'atelier potrai scegliere il tuo vestito esclusivo tra le tantissime collezioni per sfoggiare un look impeccabile nelle grandi occasioni. Giusari produzione e punto vendita, Viale Magna Grecia 75/1, Catanzaro. Info 0961 78 38 62. www.giusari.it. Il presente coupon dà diritto ad aderire alla promozione I mesi della sposa, dicembre 2016, marzo 2017. Scegli l'abito dei tuoi desideri a 1600 euro, solo su nuova collezione. www.giusari.com, diventa stilista del tuo abito. Giusari vi aspetta. Semeraro ti offre la possibilità di scegliere l'arredamento su misura per la tua casa, dove ogni ambiente viene accuratamente studiato e proposto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Visita la vasta esposizione di arredi di ultima generazione di alta qualità. Oltre al vasto assortimento di mobili e complementi d'arredo, scegli tra i tanti accessori che possono rendere unica e accogliente la tua casa. Da sempre Semeraro propone le migliori marche di arredamento made in Italy, in grado di contribuire all'efficienza del servizio e mantenere alti gli standard qualitativi. Infatti ogni settimana è in grado di offrire una scelta di proposte d'acquisto a prezzi promozionali su tutte le categorie d'arredo e ogni articolo per la casa, con la possibilità di finanziamenti personalizzati, in comode rate, a tassi agevolati. Il personale viene formato e specializzato per poter dare informazioni e consigli, offrendo un servizio serio e professionale, con la consulenza gratuita di un esperto arredatore che saprà accompagnare il cliente nella scelta migliore, con servizi personalizzati e attenti ad ogni esigenza. Il trasporto e il montaggio dei mobili è affidato a uno staff qualificato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Attenzione! Semeraro presenta una novità grande come una casa. Si chiama Casa ed è la tua nuova carta fedeltà. Al momento della sottoscrizione otterrai il 10% di sconto, spendibile fin da subito su tutto. Sì, tutto! Ma non è finita qui. Su tantissimi prodotti selezionati lo sconto arriva fino al 30%. Vieni a sottoscriverla gratuitamente. Semeraro, strada statale 280, Lamezia Terme, Catanzaro. Numero verde 800 893 975. Da cellulare 030 80 87 137. www.semeraro.it. Freeze. Vecchio amaro del capo. L'italiano più amato. Bene, ritorniamo in diretta e ritorniamo perché vi ricordate la signora, io non so se perché poi la redazione ha risolto il problema. Abbiamo Tommasina in diretta? Signora Tommasina? Sì, signor Solamente. Come sta? Bene, bene. Allora, ho saputo che la redazione ha risolto tutto, c'era un indirizzo sbagliato, le bollette risultavano pagate, ne mancava solo una, è così? Sì, ma almeno potevano avvisare. Però potevano signora, avvisare, adesso, adesso ho fatto tante chiamate, mi scusi. Potevano dire, vedete Tommasina, che le bollette non vanno. Tommasina, pure. Tommasina, mi scusi. Ora, sì, io sì, per sì, carità di Dio, io pensavo che lei era una persona sola in casa, una persona anziana che non sapeva come gestire la cosa. Bene, noi abbiamo fatto una cosa semplicissima, signora. Noi abbiamo chiamato il gestore dell'Enel. Abbiamo parlato con un call center, abbiamo dato un codice cliente che è il suo, che lei ci ha dato questo codice alla redazione, e abbiamo spiegato nel mini particolari quelli che erano i problemi che lei stava vivendo. Ci hanno dato una descrizione di tutte le bollette pagate, mi risultava una scoperta e in una risultava l'indirizzo sbagliato. Ora io mi chiedo, noi l'abbiamo fatto con una sola telefonata, abbiamo risolto il problema, è possibile che i suoi figli non sono riusciti a risolvere il problema? E lei ha dovuto mettere
Franca. No, devo saperlo, ma non ci sono i miei figli. Ah, e abbiamo dovuto mettere un avvocato. Adesso lei con un problema risolto. Io sono andata dall'avvocato. Ma l'ha, ma l'ha dovuto pagare? Ha dovuto pagare. E mi ha detto queste parole. Mi ha detto queste parole. E ha chiamato, ha fatto il suo. A 15 giorni che gli aveva mandato la diffida. Mi scusi, signora. Adesso andata, mi perdoni, Tommasina. Dico, Tommasina. L'avvocato, la Tommasina. Non ho Tommasina, mi scusi. No, Tommasina, mi scusi. Lei per mandare una diffida tramite l'avvocato le sarà costato non meno di 500 euro. Quanto no, le... ma veramente non ha voluto, ho pagato niente. Allora è un avvocato onesto, è un avvocato onesto. Non è che, attenzione, no, un attimo, non è che gli altri che si pagano sono disonesti, assolutamente. Era l'impegno di un avvocato che secondo me, dato che è stato un avvocato amico onesto, non si è pagato. Però una diffida del genere ci vogliono almeno 500 euro. Quindi non ho capito, paghiamo 60 euro, 70 euro di bollette e poi andiamo... A pagare una bolletta, a pagare un avvocato per una soluzione che ci è stata immediata da parte nostra, era questo il senso? È quello che ho pensato io pure. Come mai noi l'abbiamo risolto subito, signora? È perché non mi veniva. Non è che noi ci siamo presentati, ma non è che noi ci siamo, non è che noi ci siamo presentati come articolo 21, oppure ci siamo presentati come degli utenti che avevano un problema e l'abbiamo risolto con una telefonata. Questo le voglio dire, quindi. Ok, Tommasina, interessante che quello che conta è che è finito tutto bene, che è a posto e adesso è tutto regolare. Sia tranquilla, va bene? Io la ringrazio, dottor Bernet, non ho merito, non so proprio come. No, assolutamente, noi facciamo solo il nostro dovere, cerchiamo attraverso questa trasmissione e i progetti che facciamo di... perché poi interagiamo anche con le persone che hanno difficoltà. In questo caso le sta parlando una persona vicino che le vuole bene e le dice guardi, andate in questa maniera. È come il nipote o lo zio o il figlio che le dice è andata così, a posto, abbiamo risolto. Interessante che è andata fino a tutto bene. Grazie Tommasina. Ciao. Grazie a lei, dottor. Ciao, grazie, ciao. E allora abbiamo risolto. Vedete, alle volte, spesso ci sono persone che in casa, io sono convinto di dire una cosa e dico una grande verità, che non sono capace neanche di cambiare una lampadina. O se un interruttore si rompe, una presa si rompe, non è in grado di toccare nulla. Ma sono piccole cose che... Non è che uno deve fare il fai da te elettricista e poi ci lascia le dita attaccate lì all'energia elettrica, prende la scossa. No, però quello che voglio dire è che ci sono persone che non si muovono se non glielo risolvono gli altri il problema. Ecco, forse è giusto che interagire bene e quindi è importante, ecco, avere qualcuno che vi dà una risposta. In questo caso noi abbiamo dato la risposta alla signora. Andiamo avanti con la trasmissione. Avevamo sentito in diretta, e quindi anche con i vari messaggi che ci sono, il sindaco, i vari sindaci che ci sono nel territorio, perché dovevamo chiamare, vi ricordate la storia di Petile Policastro? Vediamo un attimo il filmato di Petile Policastro quando siamo arrivati, vi ricordate? Ragazzi, mandatelo all'inizio, perché c'è un avvocato e un consigliere comunale di minoranza, perché c'è stato un consigliere aperto che vuole intervenire. Vediamo cosa avevamo detto all'epoca. C'è la telefonata, pronto, chi è? Pronto, buonasera. Buonasera, chi è signora? Chi è lei? Signora Ribaldi. Chi è lei? Signora, deve abbassare il volume del televisore, signora? Allora, prendete la cornetta, ragazzi, alzate il telefono, abbassate la diretta. Avvisate che la signora ha il volume del televisore alto e vicino al televisore con la cornetta non si sente nulla, innesca e crea difficoltà alla diretta. Dopo che è pronta, me la ripassate. Pronto? Va bene. Signora? Pronto, mi sente ora? Pronto? Pronto? Che ha fatto? E gli dovete alzare il ritorno, ragazzi, ma Dio mio, capite anche l'età delle persone, no? Cerchiamo di metterle, di agevolarle. Probabilmente ha spento il televisore e non sente più nulla. Ma
non voglio arrabbiarmi, no, sono tranquillo. Ho promesso che fino al 10 marzo devo stare tranquillo, non mi devo arrabbiare. Anche perché abbiamo un grande lavoro da fare che per le produzioni. Non un grande lavoro che devo fare gli altri, lo devo fare io. Quindi finita la trasmissione, noi che ci riposiamo, andiamo a preparare la prossima produzione e andiamo a, com'è, a cercare una ventina di aziende che ci appoggeranno per questo speciale lezioni. Bene, poi c'è Raggio di Sole, tanti lavori che bollono, quindi tanto lavoro che devo prendere 24 ore sempre in giro. Ma io non mi lamento, mai lamentarsi, io non mi lamento del lavoro che faccio. Ci lavori 24 ore, sono felice, sono contento, non mi lamento io del lavoro che faccio. Ringrazio sempre il Signore che mi dà la forza, perché quello che conta alla fine è che ci sia la salute, poi il resto si affronta. Pronto? Va bene, chiudiamola, ok? Andiamo avanti. Andiamo allora un attimo con quel filmato di Petilia Policastro. Vi ricordate il caso di Petilia Policastro? Ritorna di nuovo alla ribalta perché c'è un avvocato che vuole parlare. Lo rimandiamo per favore dall'inizio? Sì, però ragazzi, io voglio dire, con tutto il bene di questo mondo, siamo pronti? Grazie. Qui e sono sorpreso intanto perché col sindaco ci conosciamo già da anni ed è uno molto attento al problema. Io ho detto sindaco, ma ha organizzato lei tutta questa gente qua? Cioè, no, hanno saputo che venivi e sono arrivati tutti qui spontaneamente. Salutiamo tutti i calabresi perché questa gente, un abbraccio a tutti quanti perché vogliono veramente il diritto alla strada e il diritto a risolvere un problema serio. Noi stiamo arrivando, lo dico agli amici dalla città di Cotone, perché questa provincia è l'ultima d'Europa e quindi siete isolati. Poi commentavo prima col mio operatore quanto è difficile arrivare a Petilia Policastro, è veramente una cosa impressionante sindaco. I pendolari, quanto vi costa economicamente questo sacrificio? Mezzi rovinati, qualcuno ha detto col crocifisso viaggia, chi è? Sì, tu come viaggi? Le mani, dobbiamo camminare qua col crocifisso, è impossibile, è proprio impossibile. Quando si esce la mattina, quando piove, quando è impossibile proprio. Allora, intanto sindaco, pure della sicurezza per quanto riguarda l'ambulanza, dove deve passare? Se succede qualcosa, qualcuno deve andare all'ospedale, come fa? Muore nel frattempo, non lo so. 9.000 sono gli abitanti. 9.000. Ma hai visto la stradina dove sei passato, sì, quella strettoia? È l'unico posto dove si può passare per accedere a Fetina. L'unico posto. Non c'è altro. E allora? Quella lì è pure interdetta al traffico, mi sto prendendo una responsabilità allucinante del sindaco che però adesso ma siete consapevoli che cosa ha firmato il sindaco per farvi passare? Perché dovresti, come regola, dovevi bloccare tutto. Questi non tutti sanno quello che sto passando io e le responsabilità che sto prendendo io.
tutte queste strade sono chiuse. Hai parlato con il prefetto? Sì, sì, ma... Che il prefetto ti ha detto? Il prefetto, guardate, qua non vedo nessuno, lì, non vedo nessuno, non vedo nessuno. Vado alla prigione, protesto, parlo con Oliverio, mi dicono bla bla, tutti quanti facciamo, vediamo come si può fare, però poi alla fine la burocrazia impedisce. Ma scusa, perdonami, siccome lunedì alle ore 16... Lunedì alle 10 sono da lui. No, un attimo, lunedì alle ore 16 c'è questi i 24 mesi di Oliverio. Ma perché non ti alzi davanti a tutti e dici, noi siamo isolati? L'avevo già chiamato e mi ha detto, ti aspetto... No, ti aspetto lunedì mattina alle 10:30 nel mio studio per affrontare la discussione. Però Petilia è isolata che sono 20 anni lì. Qua se ne fregano tutti. Abbiamo perso l'industria del legno che dava lavoro a 500 persone, non c'è più. Siamo finiti. Ma diciamo l'economia di Petilia Policasso da che cosa? Era da qui, è finita. 500 lavoratori alle segherie, non ci sono più. Passavano centinaia di tir al giorno, non ci sono più, non abbiamo più niente, abbiamo solo l'economia dei piccoli stipendi. Ma che ci sentiamo, sentiamo, perché qua ancora questi ragazzi, questa gente, attenzione, molti vivono con le pensioni. Pensioni delle magari delle nonne, delle mamme, perché lavoro non ne abbiamo, quel poco che c'era siamo riusciti a... Come comune come sei? Il comune economicamente non è indebitato, ma non ha risorse. Non è indebitato ma non ha risorse. Perché i debiti non se ne vanno. Sentiamo, chi vuole parlare? Ecco, allora, sì, venga, si avvicini, ne ha facoltà. Allora, lei è? Bruno Antonio, anche perché ci sono tutti quanti che vi stanno guardando. Allora, noi come comunità siamo molto grandi. E ci sono parecchi mezzi. Ma siete anche molto affiatati e vicini. Sì. Siamo vicini moltissimo al sindaco, perché come ha detto si è preso tante responsabilità, di quale parecchi siamo a conoscenza e altri siamo non a conoscenza. Comunque voglio dire una cosa, si pagano tante tasse. E paghiamo di tutto, paghiamo i soldi che paghiamo per i bolli, dove vanno a finire? Paghiamo il consorzio bonifico, dove vanno a finire? Cioè, la manutenzione non esiste più. Ma adesso... Al sindaco non hanno diritto alla mobilità. C'è un diritto alla mobilità. Diritto alla sanità. Ma sanità, mobilità. Mobilità. Noi abbiamo qui un pronto soccorso dove non possiamo più accedere perché è interrotta la strada. Ma voglio dirti una cosa ritornando ai debiti. È vero che il Comune di Petilia non è indebitato, lo indebiterò io. Che già qua questi signori non rispondono, io martedì dopo aver parlato... Ma le imprese vengono a fare i lavori? Sì, li chiami. Hanno fiducia del sindaco innanzitutto. Martedì, io non ne vado da Oliverio, martedì mi metto la fascia e proprio d'urgenza mi apro un varco, perché Petilia non può stare così. Bravo, noi ci possiamo. Bravo. Allora, lunedì, cioè tu parli. Lui, martedì cammino con allora, la mia testa. E allora, tu lunedì vai da lui. Se lui non ti dà risposta, tu ti metti la fascia e che fai? Tagli, espropri, dice si fa la strada. Non mi interessa niente. Allora poi... quando ti metti la fascia mi richiami e andiamo io con le parti. Io non è che rimando, io martedì sono pronto. Non sei pronto? Sì, non può restare così Petilia. Ci sono 300 ragazzi che devono andare alle scuole, che io ho dovuto prendere un piccolo pulmino per farli portare, 300 sono. Avanti e indietro. Ci sono i pompieri che non possono venire a Petilia. Ci sono le persone che devono fare dialisi e devono morire. Di all'ambulanza non può arrivare, gli studenti bloccati, cioè il Petilia è morto. Cioè noi vogliamo solo che la Calabria, o meglio Petilia, viene inserita nella cartina geografica. Siamo noi chiediamo morti viventi, siamo morti, siamo come siamo un lumino tutti. Che si sta consumando. La cosa incredibile, c'è l'arma dei carabinieri qua, c'è la stazione, c'è la compagnia. È isolata pure lei. E cosa c'è la tenenza? Compagnia. Che è più grande della tenenza. Appunto, la compagnia. Dice la tenenza. Fammi capire, quindi la compagnia cosa dice? Sta segnalando? Allora, segnala tutti i giorni, perché tutti i giorni parla con me, sa pure che siete voi qua, perché io sto facendo dei casini grossi, sì. Però il finale dei casini verrà martedì, quando io non vorrò sapere niente, ti ripeto, mi metterò la fascia e andrò a espropriare e aprire un varco per Petilia. E in questo caso in cosa questo avviene? Caso mi quereranno, non lo so, ma cosa succede, però... Quanti anni che fa il sindaco? 3 anni e mezzo, ne faccio un altro anno e mezzo e me ne vado. Tu conosci da dove vengo io? Sai da dove vengo io? Lo so. Si interessa troppo, allora, si interessa al riguardo della popolazione. È vero, vi vuole bene. Ci vuole bene a tutti, ci vuole bene.
Ecco, allora vedi, hai il popolo dalla tua parte. È importante. Ed è importante. Perché vedete, io sono convinto di una cosa, cosa che non ha capito la politica. Se il popolo non è con il sindaco e con la politica, ce l'avete distante, è nemico il popolo, perché non lo ha compreso la politica regionale, provinciale, i consiglieri regionali, che la gente deve capire e vivere il problema che si vive. E questo è importante. Bravo. Ecco, e questo è il politico, ma al di là del sindaco, venga signora. 500 voti si è preso Oliverio. Prego, scusi signora, signore, si avvicini. 2500 voti si è preso. Che cosa ha fatto adesso per il paese? No, si è preso, non è che si è preso. Glieli abbiamo dati. Abbiamo votato la sua fiducia. Avete votato votato la fiducia, però a noi che cosa ci ha dato? Niente. Quindi chiedono conto a te. No, a Oliverio ha detto. Sì, però tu hai detto, ma votate Oliverio, votate. No, no, chiedo scusa. Oliverio ha voluto i voti, però adesso che c'è bisogno? Il nostro paese è abbandonato. Ma di quello che ha detto Oliverio, che io ero con Callipo. Tu eri con Callipo. Quindi tu eri con Callipo e la popolazione ha votato Oliverio. No, io ero con Callipo sempre. Ah, come il discorso di Don Gianluca per quanto riguarda il Partito Democratico. Politicamente, la politica non ci interessa. A noi la politica. L'avete capito che non ci interessa. Noi siamo d'accordo. A noi ci interessa fare la strada. Ma scusate. Scusate, un attimo. No, però il problema è uno. Se noi abbiamo questa politica è perché l'abbiamo mandati noi lì. E se questa città è ridotta in questa maniera, sarà colpa. Scusa, la colpa di chi è? Di chi ha portato questa gente che non vi rappresenta? Dove sono i parlamentari? Dove sono i parlamentari? I parlamentari del Cordonese dove sono? Sono a mangiare a casa perché è 1:30, stanno a mangiare a casa, tortellina, capito? Io credo che c'è. Allora, qui abbiamo, sentiamo i ragazzi, quelli che viaggiano. Ecco, sta ragazza, vieni qua. Ma vieni qua, vieni, una, vieni. Dai, vieni. Venite qua, ragazzi. No. È un pendolare, una pendolare, eccola. Allora, questa, qual è il disagio? Quando parlate con un ragazzo che è di Cosenza, di Cotone, di Catanzaro, dice dove abiti? Dice, per arrivare, come arrivi? Beh, ti capita, ti è successo. Silenzio. È una domanda a cui non so rispondere. Non rispondi? No. Quando dici dove sei di Crotone? Perché ho vergogna, sinceramente. Addirittura? Sì. Perché siamo ridotti proprio a stati... Siamo agli estremi. Agli estremi, perché giustamente dice, quando arrivo nella mia città, quando arrivo e mando un ragazzo che arriva, dice, già dalla strada, dice, ma dove vive questa persona? E questa è la realtà. Anche i professori che arrivano da fuori e ci prendono non so per cosa. Quindi non avete il rispetto della popolazione in generale, delle altre regioni, diciamo province della Calabria, che in pratica siete isolati. È un po' anche il cotonese che ha questa tipologia di paesi nell'entroterra che vive mare. Stamattina su Facebook, no? Vai a leggere un commento del presidente Bruno che dice: cioè, con l'aiuto con la regione e la provincia, in 24 ore sistemiamo la strada. Hanno fatto. E l'ho detto io. E noi che siamo noi? Siamo del terzo mondo davvero? E perché il presidente, perché Bruno, perché il presidente della provincia che è nuovo, non è che le voglio dare responsabilità? Il sindaco di Ciro. Io ho fatto pure il consigliere provinciale, non mi tiro indietro di niente. Però qua c'è qualcosa che non va bene. Però posso dirti una cosa, adesso dobbiamo distinguere le cose. La provincia di Catanzaro ha sempre funzionato e ha avuto della buona politica. La provincia di Crotone non ha avuto una buona politica. Scusami, te lo devo dire questo. Perché se lavora bene la città di Cosenza o di Catanzaro e la provincia, o virtuosa la provincia di Cosenza che l'ha governata Oliverio, vuol dire che ha avuto dei politici capaci che hanno saputo governare, difendendo il territorio, vuol dire che non hanno difeso il vostro territorio. No, io volevo dire, noi dipendiamo dalla provincia di Crotone ed è vero, ma se qualcosa non va, ma oltre a essere pedilini e calabresi, ma siamo italiani anche noi, o no? Cioè, noi non siamo. Le do un dato. Non si vale perché siamo sotto i piedi. Le do un dato. Noi siamo quelli che danno la spinta. Il Sole 24 Ore dà l'ultima città d'Europa a Crotone. L'ultima città d'Europa. Quindi, se Crotone è l'ultima città d'Europa, voi cosa siete? No, io.
Secondo me invece noi siamo proprio il motore, però qualcosa non funziona da chi ci deve far guidare. Quindi siamo italiani prima di essere tutto il resto e diamo difesi, siamo dobbiamo essere difesi anche da chi sta a Roma, non solo qui. Chi è la mamma? No, no, dobbiamo essere autorizzate. C'è il papà, autorizza le riprese? No, c'è la tutela sui minori. Riprendi sta bimba che si vergogna, ma se si vergogna la... e gli dica ad Oliverio che questa è una bimba di Petilia. Come deve crescere sta bimba? Poi il sindaco, tutto sto signore se l'hanno preso con sto signore. Ah, ne ha fatto errore, a verità, ne ha fatto errore. Ma l'opposizione dov'è? 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 Flora Sculco, dov'è? Quelli che hanno votato a Flora Sculco. Lui ne ha fatto errori, ne ha fatto Scusa, chi? No, questi che non ci sono con la testa mi devono chiedere scusa a me, perché questo sindaco sta qua da 3 anni e mezzo senza prendere un centesimo. Bravo. Senza aver fatto un chilometro di missioni, senza aver mangiato alle spalle del comune. Signor Polimeni, il futuro di quella bambina qual è? Oliverio, venga qua. Non ci... Allora io direi non andare alla regione, io direi di andare a casa di Oliverio. Andiamo noi! La benzina, io la macchina ce l'ho, 3 posti ce l'ho. Poi. Cioè, lei vuole andare sotto casa di Oliverio? Con noi. Perché non viene con noi da Oliverio? Andiamo da Oliverio. Oliverio lo deve portare qua. Perché, che ha preso 2500 voti. Noi abbiamo votato alle 5 Stelle a Petile, abbiamo preso 500 voti. Ci prendevano. In giro. Non mi considerate? Sì. Sto pazzo. Sì. Avete visto gli intelligenti? Guardate gli intelligenti cosa hanno portato. Guardate il benessere. Lino, sai cosa aspettano per i soccorsi qua? Che ci viene la frena addosso e ci crolla tutto e ci trascina tutti. Questo stanno aspettando. Quando viene il morto, poi vengono. Poverino. La morale è quella bimba, non discordare quella. La bambina. Allora, ricordiamo una cosa. I nostri politici regionali si sono fatti la cittadella con tutti gli oneri, con tutti gli accessori, con tutti i cosi, hanno fatto le superstrade in modo che loro con le loro macchine arrivano belli, belli sani, belli tranquilli. E qui perché non spendono anche la pista per l'elicottero? Sopra la pista ci sono tutti i servizi connessi e annessi, c'è l'aeroporto vicino, c'è tutto, non si sono privati di niente. E qui diciamo nel crotonese perché non spendono soldi? Come varcati i confini del Crotonese è tutto un altro mondo. Lasciamo stare Petilia, ma parliamo del Crotonese. È messo male. Pensate un po', da Petilia Policastro per arrivare all'ospedale di Crotone ci vuole? Un'ora e mezza con questa strada ci vuole. Ci voleva un'ora e mezza adesso sin. Tutte le strade. Allora. Due ore. Non è solo questa strada. Sono tutte le strade. Venga, signore, venga. Andiamo alle votazioni. Allontanati un attimino con l'operatore. Un attimo. No, adesso ci sono. Andiamo alle votazioni. Mi dovete dire come fanno a presentarsi qui a Petilia a cercare un voto e a promettere. Posso dire una cosa? Lei come si chiama di nome? Scusi. Bruni, scusate un attimo. Posso dire una cosa? Scusate. No, scusa. Ve lo dico io di chi è la cosa. Allora, la cosa. Oh, no. Si fermi un attimo. Grazie. Allora, io posso. Conosco i calabresi perché io nel sangue sono calabrese e amo questa terra. La colpa non ha. No, mi faccia dire questa cosa. Quando arrivano i parenti vostri, i vostri compari. No, un attimo, mi faccia dire. Quando arrivano i vostri compari e le comari, questo appartiene a me, votano che è un bravo figliolo, un bravo cristiano. No, buttali fuori di casa, perché devi votare con la tua testa. Sarà così. Devi votare con la tua testa, devi votare. Ascolta, in gioventù a Petile hanno avuto cinema, all'aperto, al chiuso, strade e via dicendo. Io 33 anni sono cresciuto col problema delle strade e senza avere acqua in casa pure. Certo, io acqua piovana, ho fatto il video e vado al bagno. Bene, questo è per far capire che la gente deve votare con la propria testa, deve assumersi le proprie responsabilità. Adesso in questo momento no, bisogna scendere in piazza e protestare e metterci la faccia, perché le rivoluzioni arrivano dalla piazza. Se le deve andare tutta a casa. Io volevo fare solo un appello agli organi competenti che ascoltassero il nostro sindaco, perché noi non chiediamo la luna, chiediamo una strada per andare a lavorare e per vivere, solo questo, vogliamo una strada per vivere. Petilia non ha una strada,
Quindi pensateci, pensateci a quello che stiamo dicendo, perché siamo proprio nel baratro più complesso. I limiti si è arrivati oltre. Io penso che poi toccando il basso uno per forza si deve rialzare. Ma anche allora, per un fatto di dignità, no? Appunto. Anche un fatto di dignità. Ma scusate, io voglio sapere cosa valgono le vostre case in questo posto? Solo le tasse. Però pagate le tasse per quello che sono, quante sono grandi le case. Perché se dovessimo pensare al valore delle case in virtù di quelle dei servizi che vengono a mancare sindaco, anche la sua casa non vale nulla in un posto così. Mi scusi, dico la sua casa per dire come gli altri. Bene. Quindi in qualità di cittadina che paga le tasse esigo che il governo Oliverio ci dia una risposta e la dia a tutta la popolazione, perché adesso non ne possiamo più. Noi abbiamo scuole, io sono un DSGA e non possono venire a prendere servizio sia i docenti che il personale ATA, perché con questa strada non possono arrivare, quindi non è che possiamo bloccare tutto il mondo. Quindi datevi cosa serve, sindaco? Parliamo di numeri adesso, scusate. Intanto sentiamo cosa serve. Lunedì mattina a Oliverio, al presidente, cosa gli chiederai? 1.200.000 euro. 1.200.000 euro, quindi deve staccare quelle subito. Si chiamano somme urgenti. Loro dicono che non hanno più questo capitolo di somme urgenze, però non mi contenterò più di dirmi te li daremo, non ci sto più. No, devono dire poi facciamo l'iter burocratico, significa che sei fregato. Anche perché la burocrazia ha ucciso poi in parte l'intervento. C'ho in testa. Cosa c'hai in testa? Quella io c'ho in testa di aprire io la strada, il comune, perché è l'unica cosa seria che abbiamo. Come responsabile, anche perché tu sei responsabile come primo cittadino anche della polizia, protezione civile e tutto. Qui c'è un discorso di mobilità e di ordine pubblico. Qua c'è una sommossa e anche la sommossa popolare. Mi darà prova, ma perché un attimo. Si parla di sommossa popolare perché tu in questo fare la strada in galera non è giusto, non è giusto. Allora tutti vicini, andremo tutti in galera. Allora quello che voglio dire, perché qui siamo, è istigazione alla sommossa popolare, perché se tu un attimo, sto dicendo che il governo, se non risponde ai problemi di una città, sta provocando una sommossa, scenderanno in piazza e c'è un problema di ordine pubblico. Io non so se ci sono i carabinieri, se ci stanno ascoltando, ma se ci ascoltano, vabbè, si fidano di me perché mi stimano molto, sì. Allora, il discorso è questo, che bisogna parlare di ordine pubblico qua, perché qui siamo ai limiti dell'ordine pubblico. Solo problema della strada, la gente deve dire. Noi siamo nella montagna e non abbiamo l'acqua per bere. Prendiamo l'acqua del fiume, perché qualcuno ha pensato di eliminare la sorica, prendere l'acqua del fiume per utilizzarla, non ha fatto un invaso e la gente tutti i giorni che si incazza perché gli arriva l'acqua sporca. E non un'operazione fatta in precedenza? Non... Sempre in precedenza. Chi vuole dire qualche altra cosa? Chi vuole aggiungere? Abbiamo già detto un paese come Petire, che avevamo l'acqua, siamo senza acqua, siamo proprio ai piedi della montagna e siamo senza acqua, è vergognoso, Petire era, alimentavamo tutti i paesi noi come acqua, adesso siamo, alimentiamo tutti i paesi e noi senza acqua. E noi acqua. Io sto pensando, che è tutto, i nostri bimbi. Alla basta parola, abbiamo parlato, andiamo a vedere i fatti. Andiamo a vedere i fatti. Il drone, andiamo. Se, sindaco, venga, vi faccio la battistrada. Una parola, ciao, ti chiami? Lucia. Ciao Lucia. Allora, prega per noi Santa Lucia, che è importante. Ci serve. Allora, io sono una pendolare, viaggio ogni giorno da Rocca Bernardo a Petilia Policastro per andare a scuola. Sì. Questo problema ci sta togliendo il diritto allo studio. Non ci fa formare, non ci dà una possibilità. Io devo fare gli esami quest'anno. Sì. Io non ho la possibilità di arrivare ben formata all'esame di Stato. Ma anche perché poi non arrivi tranquilla con la testa. Esattamente. Non abbiamo la possibilità di formare le classi dirigenti che possono cambiare questa terra. Non si devono. Anche perché voi sarete il futuro della vostra città. Poi non si devono lamentare che noi lasciamo la nostra terra e partiamo e andiamo via. Se le cose non cambiano, però devono cambiare dall'alto, subito. Certo, perché il desiderio tuo è di restare con delle condizioni. La mia terra, perché io amo la mia terra. Però non è possibile, non si può più. Andiamo a vedere un po' adesso, grazie, andiamo. Tanti giovani,
Allora, cosa succede? Mi descrive un po' la situazione, sindaco. Il problema è qui. Il problema è tutto. Fammi capire, questa è la strada principale? Allora, questa è la strada provinciale, la 58, che è quella che collegava Petilia al resto del Marchesato, Crotone e Catanzaro. Da quasi 12-13 anni, ogni volta che piova frana un pezzo. Ogni volta facciamo i rattoppi, ogni volta andiamo avanti per un po'. Io negli ultimi 3 anni ho dovuto fare 4 interventi con i fondi del comune, non so se poi la Corte dei Conti mi chiederà conto. Attenzione, se mi chiederanno conto pure alla Corte dei Conti perché ho messo dei fondi comunali per riparare, ma era un'urgenza, che dovevo fare? Ma chi è il giudice che ti condanna? Ma non lo so. Ci può essere un magistrato che ti condanna? Non lo so. Credo che ti premi eventualmente. E allora, qual è adesso il mio risentimento che ho verso la provincia? Che sarà una... Senti bene cosa ti dico. Lino Polimetto, sei una persona che c'hai davvero quelle cose che altri non hanno, io lo so chi sei. Ma riesco ad avere da Oliverio, che con tutte le colpe mi dà 400.000 euro per insediate, perché io sono andato a piangere per quelle due curve là. Dico, presidente, si chiude il traffico, sei appena arrivato, dai, fagli un regalo a Petilia. Mi ha dato 400.000 euro. Quindi subito? Subito. Per trasferirle alla provincia di Crotone, perché è la provincia di Crotone la proprietaria. Faccio trasferire i fondi, presentiamo il progetto di 400.000 euro per recuperare le due frane che sono là dove c'è quel nastro rosso. Sta descrivendo lo sperato. Sì, quel nastro rosso, riusciamo a bandire l'appalto finalmente, dopo tante peripezie. Si bandisce l'appalto, si va ad aprire le buste, si aggiudicano il 30 di giugno a una ditta C&C si chiama, che è di Pagliarelle. Dal 30 di giugno hanno aspettato che franasse l'altro pezzo. L'hanno fatto di proposito, l'hanno fatto, e questa è la rabbia, e nessuno mi vuol dire niente. Chi l'ha fatto di proposito? La provincia. Perché non gliene ha fregato niente, perché io ho qualche dubbio. Ho dubbio che i fondi non siano precisi dove sono. Non so se ci sono più questi fondi. Cioè, fammi capire, i 400.000 euro, la regione li manda alla provincia. Sì. La provincia li manda con questo obiettivo, risanare le strade, sì, per Petilia. Questo pezzo. Sì. Che succede? Prendono tempo. No, vanno a bandire l'appalto. Vanno a bandire l'appalto, una società prende l'appalto. Il 30 di giugno. Siamo al 30 di gennaio, non avevano iniziato i lavori. Il motivo? Chiederglielo. A chi lo chiedo? L'ingegnere Benincasa. Lo devo chiedere a qualcuno qui in provincia? Alla provincia là, a Crotone. Scusa, di là a Crotone. Sì, sì. Quindi devo chiedere alla provincia di Crotone a chi? A chi mi devo rivolgere? Ah, c'è l'ingegnere Benincasa, c'è il nuovo presidente, qualcuno risponderà. A me non mi risponde. A Parrilla cosa dice Parrilla? Ma Parrilla è arrivata adesso. È arrivata adesso, chiamerà il suo dirigente e gli dirà perché non si è fatta la strada di Petilia. Diranno che colpa. Mi hanno fatto passare 6 mesi. Sette mesi. Dicendo che la colpa è di Cantone, la Cantone danno la colpa. Cantone a Milano ha cambiato la legge, se la giocano. Quindi la burocrazia è, quindi al danno la beffa. Al danno la beffa, ecco. Come vai a incazzarti con Oliverio se Oliverio mi ha dato i soldi? Non mi posso incazzare, loro non lo sanno queste cose qua che mi hanno dato i soldi. Chi doveva fare non ha fatto queste. Petilia, e questo lo posso dire. Rimanete di qua che passiamo di là col sindaco, gentilmente, Petilia. Grazie. Rimanete di qua. Sì, un attimo. Vai, rimanete di qua voi, per favore. Allora, Petilia è una delle poche realtà che ne dicono i signori per ora, ha avuto quasi 6 milioni di euro. Non riusciamo a spendere adesso. Perché ci ferma la burocrazia. Scusami, tu domani, cioè lunedì mattina, che gli vai a dire a Oliverio? Io voglio un altro 1.2 milioni per qua. Ma quello ti dirà, ma scusa, ti ho dato davanti, gentilmente, no, c'è la telecamera, ti ha dato 400.000 euro, lui dirà, ma sei due politici incapaci della provincia di Crotone o i dirigenti di Crotone, ti hanno ridotto così, cosa vuoi da me, ti dirà Oliverio? Io chiedo aiuto pure a lui di nuovo. Gli richiedi aiuto? Sapete che gli richiedo di fare tutto lui, fare i bandi, fare tutto lui da là. Ma lui non lo può fare perché forse devono passare attraverso la provincia, perché le strade sono provinciali. Sì, io ho fatto un'altra cosa allora, prendendomi sempre quella responsabilità, già che avevo un'altra frana là, dove c'è quel rifornimento, c'è quella strada, sì, dove sei passato là. Sì. Mi ha dato 200.000 euro, me li sono fatti assegnare, ho chiesto alla provincia di utilizzare io, direttamente prendermi la responsabilità di quella strada, e io ho fatto l'appalto
Domani... Tu l'hai fatto tu. Sì. E quindi è l'inizio del lavoro. Come mai non hai pensato prima anche con i 400? Non l'hanno voluto darmelo. La provincia, i dirigenti, hanno voluto giocare su sta cosa. Ci sono... Voi, giustamente no, voi non adesso sapete... facciamo le riprese e poi da soli. Questo lo, ci accompagna il sindaco. No, noi stiamo raccontando ora da qui e poi facciamo tutte le strade. Noi, io sono Francesco Buda, facciamo parte del comitato strada Groviera. Abbiamo stiamo cercando di coinvolgere tutta la popolazione per questa per questa situazione delle strade, perché sì, il problema adesso è Petilia, però non riguarda solo Petilia, il problema per noi è tutta la zona del Marchesato, perché noi qua a Foresta ci sono tantissime aziende che lavorano in legname e quando dobbiamo andare a Crotone e incontriamo un camion, per noi è un problema andare avanti, quindi chiediamo al signor Oliverio di mettere di mettersi la mano alla coscienza e di venire a vedere la nostra situazione, perché così non si può andare più avanti. Siamo in totale abbandono. Abbiamo detto gli operai che dovrebbero, gli operai provinciali che dovrebbero, Francesco Sisca, faccio sempre parte del comitato, gli operai provinciali che dovrebbero diciamo fare la manutenzione delle strade, sono due anni che non lavorano, si pagano magari in ritardo perché la provincia non li paga, ma non lavorano, le strade sono diventate da 6 metri sono diventate 3 metri perché l'erbaccia si è ripresa proprio le strade, oltre alle buche che sicuramente avrete incontrato nel venire. Io viaggio da Botricello, lavoro a Botricello e viaggio quasi tutti i giorni da Botricello, trovo di non spendi di benzina o gasolio? Ma almeno in media 15 euro al giorno sono 450 euro al mese. Anche, sì, sicuramente. Anche perché non abbiamo delle strade che ci permettono un consumo minore. Perché oltre al consumo dei braccetti. Io incontro delle persone che si trovano per caso, no, in queste strade, magari di notte. L'altro giorno pioveva, c'era una signora che aveva rotto due gomme. Era ferma, nebbia, pioggia, disperato, ha detto ma dove mi trovo? Perché non riusciva, ha detto io dove mi... era in panico, dice dove sono? Non riesco ad andare avanti, non riesco a sostituire le gomme. Perché capita di trovare giorno per giorno... Quindi l'hai aiutata tu? No, non sono riuscito nemmeno io, poi sono arrivati i vigili del fuoco, forse l'hanno aiutato i vigili del fuoco. Però situazioni come quella, ce ne sono 5, 6, 7 al giorno in queste strade. Perché ci sono delle buche da 30, 40 centimetri. Che di notte non vedi. Di notte non si vede, se poi piove, se c'è nebbia, peggio che peggio. Non ci sono strisce, non c'è segnaletica, non c'è nulla. Non c'è nulla. Una provincia, io credo che la provincia rispecchi, la provincia che ha gestito rispecchia la realtà della situazione. Quindi credo che di fronte a quello che abbiamo detto, non dobbiamo aggiungere nient'altro, ci accompagni per vedere le altre strade. No, la provincia è stata rovinata, attenzione, perché la legge del Rio lo sappiamo tutti quanti, hanno tolto i fondi, hanno tolto 30 milioni a Reggio Calabria, 40 a Catanzaro, 100 milioni a Cosenza. Più grave che io so di preciso che la provincia di Crotone con i pochi fondi deve pagare i dipendenti regionali che sono stati trasferiti alla regione, deve pagarle ancora a Crotone. Sì. Noi che non abbiamo una lira per mettere una segnaletica decente, per dire che c'è un pericolo, non c'è un segnale, hai visto? Cioè, ma guardate, io quando parlo poi della Calabria, parlo del territorio, ma vi rendete conto, chi ci sta seguendo dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalle altre regioni, ma vi rendete conto che situazione abbiamo nei nostri paesi, anche dell'entroterra calabrese e del crotonese, del marchesato? Questa è la realtà. Io credo che c'è un sindaco che si è messo veramente la fascia a fare il sindaco e si sta assumendo anche grosse responsabilità penali e civili, anche perché avete sentito, martedì se non avrà risposte immediate aprirà lui una strada, sì. E con tutte le conseguenze legali. Col sindaco. E tutta la popolazione e col sindaco. Grazie, andiamo adesso a vedere, mentre noi parliamo avete già visto molte immagini, molte strade che abbiamo già ripreso. Nel frattempo noi rientriamo in studio con il sindaco, ti vuoi presentare e salutare chi... Per chi non ti conosce? Io sono Amedeo Nicolazzi, sono sindaco di Petilia Policastro da 3 anni e mezzo. Solo 3 anni e mezzo? 3 anni e mezzo, non intendo proseguire. Basta? Dopo. Ti fermi? Mi fermo perché ne ho proprio, perché non si può amministrare in queste condizioni. Sono d'accordo con te. Puoi fare il tuo cioè, dovere. Fare il sindaco per prendere bastonate non serve. Non vale la pena. Non vale la pena perché non... Cioè, perché... come fai a amministrare se non hai le risorse? Anche perché siamo nell'era di Facebook, no? Dove la gente seduta su un divano si sente titolare. Fanno tutti i professori. Di tutto.
soprattutto a fare il professore, a fare le venite, medicine, scendete in campo, così, scendete in campo. Che non si paga lo stipendio. Ma lo sappiamo questo, sì. Grazie, allora rientriamo. Un abbraccio e un applauso dai calabresi a Petilia Policastro. Facciamoci sentire per la strada, non ne possiamo più! Dall'Agif vengono portati giù? No, da Petilia. Da Petilia. Però li prendo dalle scuole e li portiamo là alla stazione. Adesso prendo quelli della stazione e li porto di nuovo. E che è il servizio che paga il comune questo? Questo è il servizio che paga il comune. Bene. Perché e qua come facevo? Sono con un pullman grande non, non mi puoi passa. Passare, quindi hai dovuto. Ho trovato. Bene, grazie. Buon lavoro, grazie. Bene. Avete sentito cosa? Beh, diciamo che questa è un'altra spesa che subentra perché i pullman grandi non possono passare. Senti, ma la staticità della strada? La provincia cosa ha dice? Liberato per piccoli, per no, automobili. No, voglio capire, sì. Quel pezzo di dovrebbe sicurezza... reggere, dovrebbe reggere. Usiamo il condizionale. Usiamo il condizionale. Però, ti ripeto, qua è già martedì, dovrebbe iniziare i lavori. Martedì? Che tempo abbiamo per la soluzione? 40 giorni perché vedete che viene la parificazione, dopo 30 giorni devono restare fermi per la stabilità. Per la stabilità. Ah, quindi devono stare fermi. Quindi non passeranno da qua poi? No, no, nessuno, allora, manco questo passerà. Ah, quindi poi sarà chiuso definitivamente? E per questo martedì devo andare per forza a fare quel lavoro io. Perché essendo poi chiusa pure questa, da dove esco da Petilia? Ci vuole solo la piazza dell'elicottero che c'ho, ma mi manca l'elicottero. Ti manca l'elicottero? Perché la piazzola l'ho fatta per l'atterraggio dell'elicottero, ho avuto questo presentimento, però l'elicottero non ce l'abbiamo e la gente vede, viene dietro perché ha voglia di parlare, di urlare, è stanca di subire. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto, il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo.
Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale, pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. SB Costruzioni di Salvatore Baffa SRL vanta una notevole esperienza nel settore delle grandi opere dell'edilizia pubblica e privata, essendo in grado di provvedere con professionalità e serietà per risolvere ogni problema. Le nostre attività spaziano dalla costruzione di strade, scuole, civili abitazioni, fognature urbane, cabine di trasformazione per la distribuzione di energia elettrica, ai lavori di pronto intervento a seguito di eccezionali eventi come frane ed alluvioni, oltre alla manutenzione e al rifacimento di edifici civili e industriali e alla messa in sicurezza di ospedali. I lavori sono svolti da maestranze specializzate in grado di raggiungere un risultato ottimale in base a ogni singolo caso specifico. Ricerca continua, sviluppo ed opportunità. Siamo in grado di offrire servizi e soluzioni innovative al passo con i tempi, utilizzando i migliori prodotti sul mercato. Lavori garantiti e qualità certificata. Il nostro obiettivo è quello di realizzare opere che rappresentano sviluppo per il territorio. Niente è impossibile, basta crederci. SB Costruzioni di Salvatore Baffa SRL, località Mola, Cotronei, Crotone, la storia dell'edilizia in Calabria. Tiguan, connected with your life. Anche con motore 1.6 TDI a 26.500 euro. La tua voglia di shopping e relax. Centro commerciale Due Mari. Punto di riferimento per tutta la famiglia. Trovi tutto ciò di cui hai bisogno. 110 negozi. Servizi utili ogni giorno. Banca, farmacia, asilo, baby parking, parrucchiere, estetista e centro di medicina estetica. Punti di ristoro di standard elevato. Fratelli La Bufala, Old Wild West, La Foresta Incantata, McDonald's. E per una spesa di qualità, scopri la convenienza del nostro Carrefour. Mentre per i più tecnologici, Euronics. Grandi eventi tutto l'anno. Multisala The Space, bowling. Utilizza il tuo tempo nel modo migliore. Centro Commerciale Due Mari soddisfa il benessere e le esigenze di tutti i consumatori. Non solo shopping, ma anche divertimento. Più spazi ai desideri. Centro Commerciale Due Mari, al centro della Calabria. Strada Statale 280, uscita Lamezia Terme Est. SACAL, aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Da sempre lavoriamo con impegno e passione per farvi viaggiare in tutta comodità e sicurezza. Voli tutto l'anno per Londra, Charleroi, Francoforte, Roma, Bergamo, Torino, Pisa, Bologna, Milano Linate e Malpensa. Parcheggi con tariffe diversificate a partire da 2 euro per 2 ore. Inoltre è possibile sostare per 30 minuti gratuiti nell'area parcheggio P2. I lavori di restyling del terminal passeggeri lo hanno reso più funzionale e confortevole. Nuovo look per l'area commerciale, con l'apertura di 6 nuovi negozi per offrire servizi migliori e soddisfare ogni esigenza. Tecnologicamente all'avanguardia con il nuovo sistema di informativa voli al pubblico e lettura ottica carte d'imbarco. SACAL, viaggiare senza confini. Bene, torniamo in diretta e no, mentre diciamo questo fatto è successo intorno alle ore 14.
a Catanzaro, proprio di fronte alla questura, è stata investita una donna di 83 anni ed è morta sul colpo. Una donna di 83 anni, Maria Silipo, è morta poco dopo le 13.50, investita da un camion in via 20 Settembre, non lontano dall'imbocco per Corso Mazzini. La signora, che abitava poco distante dal luogo in cui è avvenuta la tragedia, stava attraversando la strada da destra a sinistra quando è stata travolta dal mezzo alla guida del furgone, un giovane di 26 anni che al momento, sotto shock, ha dichiarato di non aver visto mentre faceva retromarcia e che la donna potrebbe aver preso coscienza. A nulla è valso il tempestivo intervento del 118, la donna, secondo quanto si è appreso, è morta sul colpo. Il traffico è stato bloccato per diverso tempo tra la chiesa del Monte dei Morti e via 20 Settembre. Ecco, questo è quanto è successo intorno alle ore 14. La signora di 83 anni, Maria Silipo, è morta poco le 13.50 sul colpo. Quindi, allora, a proposito, in merito al servizio legato al mandatemi un attimo il servizio di prima, quello di Petilia Policastro, il sindaco di Petilia Policastro ha ottenuto 1,5 milioni di euro da parte del presidente Oliverio. Quindi il presidente Oliverio ha risposto all'emergenza, ora nella speranza, io non so se questi soldi li hanno ridati alla provincia o li gestiranno regione, comune, comunque ha avuto 1,5 milioni di euro. Ecco, poi c'è stato un consiglio aperto, non so, doveva parlare un avvocato, ma questo avvocato penso che non vuole parlare. Ce l'abbiamo? Non risponde? Va bene, a posto. E allora abbiamo fatto questa cosa e vediamo un attimo di... Ecco, mi date il numero gentilmente di questo signore, che lo chiamo io gentilmente, perché non ho capito qual è il suo problema, voglio capire, perché prima ci ha mandato un'email di un consiglio aperto lì a Petilia Policastro, me lo scrivete questo numero che lo chiamo io, l'avvocato, vediamo un attimo, ecco, se risponde in merito al numero. Ce l'abbiamo? Un attimo, mandatemi in onda eventualmente la telefonata direttamente. Prego? Non ho capito. Ho una telefonata intanto e poi datemi quel numero, grazie. Pronto? Pronto, buonasera signor Pulmeni. Buonasera a lei signora, prego. Allora, vogliamo farci una domanda, dato che voi siete una grande persona, ormai siamo affiattati, tutti con voi siamo. Grazie, tutti, grazie. Tutti con voi. Da dove chiama? Da dove chiama lei? Abbandonati. Da dove chiama? Io sono su Panasseglia Rotelli, avevo 2 anni e più. Ora c'è mio figlio che è un insegnante di scuola. Ora, ho tante volte che sto telefonando alla ristoranza Dolce Sana. Da dove chiama lei signora? Da dove chiama? Da dove chiama? Da Limbadi. Da Limbadi? Limbadi. E non mi risponde nessuno. Mi risponde a centralinista. Signora, dice, ma io ho chiamato, dice, non lo so se mi risponde, non lo so. Ora, mi sta rispondendo a voi. Sì. Per sapere se, come dico, faccio una domanda, se perché mio figlio, dato che è anche un direttore d'orchestra, da laurea conosciuto con Centro dei Cellodi. Sì. Allora, volevo sapere, dato che lei fatta caricata sulle scuole, se gentilmente ci potevano dare un avvicinamento, perché aiuta anche a 104. Cioè, ma mi faccia capire, lei chiama perché vuole parlare con la Roccisano o per il figlio? Po figlio io sono la madre del figlio, no? Non ci faccio sapere, ma... dato che è una incaricata alle scuole. Sì. Se gentilmente ci può fare, perché non vuole mai che stanno... Ma signora, mi scusi, signora, quanti anni ha lei? Io? Ho 74 anni. Suo figlio quanti anni ha? Ha 37. 36. L'hanno chiamato per nana a Domodossola, avete buon segno. Ma mi scusi, ma suo figlio è a casa? No, adesso non c'è. E non può parlare lui con me?
E guarda, io adesso che non c'è, signor Burmelli. Sempre ste mamme, il cuore di mamma. Ste mamme, avete molto ragione, avete molto ragione. Ste mamme. C'è questo mio figlio, povero figlio, non sa come si sono da fare, perché vedi, ha un gruppo di ragazzi che... Senta, ma lui cosa fa? Come si chiama suo figlio di nome? Come si chiama di nome? Tavarniti Pantaleone. Pantaleone, e beh, Pantaleone lì all'Imbadi, c'è la festa patronale. Sì, vedi. Anche mio figlio ha detto una volta che aveva visto all'Imbadi. Certo, abbiamo fatto diverse, abbiamo anche le immagini forse, abbiamo fatto anche l'anno scorso la festa del contadino, eh? Sì, appunto. Ha fatto belle cose. Signora mia, quante cose abbiamo fatto. L'altro tu siete un grande amico del signor capo. Grande amico. Loro sono sponsor, ma noi dobbiamo dire grazie. Negli ultimi 20 anni questa azienda ha sempre sponsorizzato i nostri progetti. Signor Pulimenti, una sola cosa voglio vi dico. Sì. Io ho due figli, uno adesso si è sposato, aveva 5 anni da bambina. Sì. E poi figli non ha nessun lavoro. Ora io ho sfarciato 3 volte di col signore capo. Adesso signore vediamo. Allora quindi io si trova fuori di altri paesi qua vicino, ma però aspettando non vengo chiamato mai. Ma comunque. Altre immagini sono bellissime, quelle immagini. No, perché mi ha trovato subito le immagini, guarda un po', di Limbadi. Sì. Guardate, questa è Limbadi, signora. Signora, sì. Come si chiama di nome? Io, Giuseppina Surace. Giuseppina Surace di Limbadi, che è la mamma di Pantaleone, che è il famoso cuore di mamma, che chiama pur di... Sti mammi! Guarda, non puoi che alcune volte vedi, c'è molto tuo papà giovanissimo con la voce mia. Questo ragazzo era attaccato. Papà è molto giovane, papà, il vostro marito? Ha 53 anni. Oh, mi dispiace, signora. E lei in questi anni io, ha portato... stai lottando su 46 rotelli che mi manca una gamba. Mi dispiace, e ora, vedete, ma ora da quel diabete, ho 2 anni che sono su 46 rotelli, ora fu per la tua femmina. Vedete, amici... Volevo sapere qualcosa per questo... Signora video. Giuseppina, vedete, quando io vi dico... Quando vi dico che a casa ci sono persone sofferenti che guardano Articolo 21, che guardano Raggio di Sole, come fai a lasciare sole queste persone a casa? Guarda, appunto, figlio cuore mio, chi se mi dico io, voi siete la gioia nostra perché siamo soli e vediamo voi siete una compagnia. Ecco, lo so. Queste, vedete, quando dico torna in studio, lascia perdere questa cosa che ho fame, lascia perdere queste cose. Ecco, quando dico, Giuseppina, guarda un attimo, quando io dico e parlo delle persone sofferenti, che sono sole, io mi rivolgo a voi, io parlo delle persone come voi, che sono l'unica risorsa televisiva per voi, e quindi grazie a Raggio di Sole, ad Articolo 21, ai nostri progetti, voi seguite tutti i giorni, tutti i santi giorni lì davanti al televisore. Io sempre vi seguo, anche mio figlio alcune volte parliamo alcune cose che al momento... Che dite? E che cosa gli dite a vostro figlio? Cosa gli dite a vostro figlio? Guarda Lino, mi piace. Io no, alcune volte vedi, alcune volte sì, ma alcune volte vedete, ora io partivo perché pensavo che fare di fuori per sbrigare facendo soi, quindi. Bene. No, io alcune volte vedo sempre. Grazie. Allora mi salutate. Alla sera pure. Allora, quando venga all'Imbadi, signora, se posso vi vengo a trovare. Non ti piace. Guarda, intanto, vedete. Una madre a 74 anni, malgrado ai figli grandi, nelle condizioni di salute, avete sentito qual è la signora, il pensiero lì, i figli, cori mamma. Vabbè. Un abbraccio, Giuseppina. Siete fatti io un bambino piccolo. Anch'io ero legato molto a mamma e l'ho persa a 67 anni, mamma, giovanissima. Volevo dire questa cosa perché io ho avuto, ho perso i genitori distanti. Papà si è lasciato morire perché dopo quasi 50 anni di matrimonio, pensi un po', io ho perso mamma a 67 anni e dopo 6 mesi papà si è lasciato morire, è morto papà dopo 3 mesi. Mamma ad aprile e a dicembre papà.
ma... mio marito mi ha malattia, questa... ma malattia troppo, perché vabbè. La prendeva troppo, che c'era tanto amore, tanto affetto, oltre di conseguenze certo, della famiglia di andare avanti. Però c'era una famiglia i sentimenti i sentimenti nostri del sud, uomini e donne del sud sono sempre straordinari. Signor Bulmeni, ora questo figlio se gentilmente per Cristo voleva parlare magari Teresa lo si fa per vedere dato che lei si impegna alle scuole, però ho chiamato tante volte e non me l'hanno passato mai, non rispondono, come non fanno. Guardi signora, io non voglio prenderla in giro, però dobbiamo capire qual è il problema, lo voglio capire da suo figlio. Se eventualmente mi chiama suo figlio, poi io cerco di chiamare la dottoressa Roccisano. Allora, signor Bulmeni, guarda, ce lo dico anche come un fratello, un grande fratello. Allora, siccome io ho chiamato io per essere... Se lì ora, siccome ci cadevano le domande, prima il bagno, allora mi faccia capire un attimo, allora io la chiamerò quando in privato e parlerò con suo figlio, va bene? Però se c'è mio figlio. E proviamo, intanto me lo dice in privato quello che ha bisogno. Grazie Giuseppina Dall'Imbadi. Sì. Ciao Giuseppina, un bacio. Oh, signor Bulmeni. Allora, siccome mio figlio è un po' che c'era un po' che fatto di sentire, dice, chiamate tu, e chi vuoi figlio? Io non è che c'era un po' fatto... Non vi preoccupate, ci parlo io con suo figlio, grazie alla telefonata, andiamo avanti. Allora, voglio chiamare un attimo, perché non capisco questa cosa, perché un attimino che chiamiamo una persona, sì, un attimino, vi spiego subito adesso. Abbiamo le immagini prima di... Petilia... Pronto? Avvocato Saporito? Sì. Buonasera, Lino Polimeni in diretta ad Articolo 21, buonasera. Sì, buonasera. Ecco, noi abbiamo mandato in onda il servizio di Petilia Policastro e lei ha mandato un'email dicendo che noi non ce la facevamo perché eravamo in diretta, un consiglio aperto. Come è andato a finire questo consiglio comunale? Beh, un consiglio comunale dove si è discusso di una proposta unitaria, insomma, per cercare di trovare una soluzione. Al di là del fatto che l'emergenza contingente... Ma l'emergenza continua, l'emergenza continua? Allo Stato l'emergenza c'è. Cioè in pratica le due interruzioni, quella grave dove passava il pullman nel mio servizio rimane la stessa? Sì, rimane la stessa. La provincia di Crotone ci sono dei fondi stanziati, si è cantierato, hanno effettuato dei sondaggi. Ma mi scusi, Oliverio ha dato 1,5 milioni ultimamente il 30 gennaio. Non ho capito. Oliverio, il presidente... Sì, sì, tranquillo, se si può fermare. Oliverio, il presidente, ha dato 1,5 milioni di euro. Ho capito, ma allo Stato... la situazione è questa. Cioè, allo Stato la situazione è rimasta quella. Ora, il problema è altro, perché al di là dell'emergenza immediata, per la risoluzione dell'emergenza temporanea, occorre trovare una soluzione per una... per una definitività della condizione stradale, perché altrimenti il problema si potrà ripresentare alla prossima calamità naturale. Allora per questo insomma io ho chiesto, sono stato insieme a un altro consigliere di minoranza, uno dei richiedenti di questo consiglio comunale straordinario aperto, perché ci è sembrato il luogo opportuno ove discutere. Lei, avvocato Saporito, come si chiama di nome, mi scusi? Tiziano Saporito. Avvocato, senta, io sono qui in diretta con tutta la Calabria e molti stanno guardando. Quindi lei vuole dire, dal mio servizio fatto lì a Petilia Policastro non è cambiato nulla? Guardi, quello che è cambiato, al di là, è ovvio che io credo che, adesso io non voglio fare del populismo, né tantomeno essere demagogico nelle mie osservazioni, cioè, certo è, o forse si poteva cambiare poco, nel senso nell'immediato, perché comunque lei ha avuto modo di notare che la frana dove ha fatto il servizio era di una certa importanza, sì, di una certa gravità, sì, sì. Quindi io non voglio assolutamente buttare il dito contro nessuno, nel senso che si è prontamente cercati di intervenire attraverso dei sondaggi geologici e dunque credo... Beh, ma il sindaco ha fatto grandi battaglie però, eh? Il sindaco ha sbagliato in qualcosa, mi scusi.
Ora io non voglio entrare in polemiche. Non è polemica, siccome lei... Non è nel mio stile fare polemica, nel senso che il Consiglio straordinario, io ho cercato soltanto di riportare la questione proprio nell'alveo del naturale della pubblica assise, perché è un problema che riguarda tutti i cittadini. E dunque, laddove magari, se c'è stato aumentato qualche errore, io non sono il tipo che sta ad additare. Cioè lei dice, però, c'è l'emergenza, pensiamo all'emergenza. Pensiamo all'emergenza, ecco, non è nel mio stile, insomma. Avvocato, che cosa è emerso dal Consiglio? Che cosa è emerso dal Consiglio Comunale? Guardi, dal mio canto, il Consiglio Comunale, ho fatto una proposta che era la proposta dell'istituzione di una commissione che andasse direttamente al Ministero delle Infrastrutture e quindi per cercare di far approvare un progetto che prevedesse un progetto importante, che non si limitasse solo ed esclusivamente al ripristino della stessa ferroviaria, ma che prevedesse un percorso magari alternativo con una somma importante da stanziare che fosse definitivo, cioè che determinerebbe comunque una risoluzione finale della questione e non può non passare attraverso un finanziamento importante dello Stato. Credo che lì si aggirerà intorno ai 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro. Senta, avvocato, io guardando le immagini, il pullman dove passava il pullman con i ragazzi e quella strada dove il sindaco si è assunto una responsabilità penale e civile di fronte al passaggio degli studenti, di tutti. Ecco, da quello che emerge sembra che la strada dovrebbe, lui ha usato il condizionale, dovrebbe tenere, ma è un fatto grave questo, perché lì diciamo è che un fatto gravissimo questo. Un fatto gravissimo perché lì dovrebbe tenere, sì, ho capito. Dovrebbe, nel momento in cui si utilizza il condizionale con la sicurezza pubblica. E cosa faceva il sindaco? Problema. Bloccava il passaggio, bloccava tutto? Sequestrava le... È facile parlare, ecco, le ripeto, guardi, io... No, ma sequestrava, voglio dire, la domanda mia, sequestrava i cittadini? Io preferisco non rispondere a questi tipi di domande, perché il senso di responsabilità che mi contraddistingue... No, avvocato, siccome lei fa parte della minoranza, lei da sindaco cosa avrebbe fatto? Ma veramente, se dobbiamo parlare in questi termini, su cosa avrei potuto fare io? Io non avrei consentito un isolamento istituzionale. Che è un qualcosa che è a monte rispetto all'evento franoso, perché i problemi idrogeologici del territorio cittadino non sono problemi che sono verificati quest'inverno, sono problemi che sono anni che ci portiamo dietro, e dunque l'intervento non bisogna aspettare l'emergenza, non bisogna aspettare la frana per cercare di ottenere qualcosa. Le cose si ottengono prima, si fanno prima, e la prevenzione è un qualcosa che... però il sindaco ha detto che i soldi la provincia c'erano, l'appalto era stato fatto e poi i soldi la burocrazia li ha bloccati per 7 mesi. Guardi, io su questo non voglio rispondere, perché comunque il sindaco fino a gennaio del 2017 era consigliere provinciale eletto nelle file della maggioranza. Se poi qualcosa non ha funzionato nella macchina tecnica dell'ente provincia, la responsabilità politica è di chi era presente. È la burocrazia che ha bloccato i soldi, noi consiglieri provinciali, la burocrazia. La burocrazia, cioè, quando si parla di burocrazia, cioè, i processi, gli iter burocratici hanno un nome e un cognome, cioè lo sport. E l'ha fatto lui i nomi dei dirigenti che hanno bloccato i soldi? Non ho capito. I soldi, il sindaco di Petilia Poligasso ha fatto i nomi dei responsabili, dei dirigenti della provincia che hanno bloccato i soldi? Le chiedo scusa, ma si sente bene. Allora, ho detto che il sindaco di Petilia Policastro ha fatto i nomi dei dirigenti responsabili del blocco del denaro. Ma beh, se ne assumesse le responsabilità si prende... Assolutamente, certo, sì. Certo. Logico, benissimo. Comunque, guardi, io intanto la ringrazio della sua disponibilità. Speriamo bene, perché in ogni caso la situazione... Speriamo bene per tutti, è rimasta per come era il servizio. Grazie avvocato Saporito, la ringrazio. Grazie. Bene, abbiamo sentito l'avvocato Saporito, che è consigliere di minoranza di Petilia Poligasso. Cioè, in pratica è rimasta l'emergenza, è rimasto tutto per com'era. Ed è una cosa grave, signori. Cioè, stiamo parlando a distanza di 20 giorni dal nostro servizio che abbiamo lì, da quel pullman che passa, dove un sindaco si assume una responsabilità gravissima e i cittadini gliene sono grati della responsabilità. Però se succede qualcosa ne paga penalmente il sindaco.
guardate qui questo pullman come passa, guardate quella strada, quella è impregna di acqua e l'acqua anche entra attraverso un canalone che c'è sopra e il sindaco mi fa vedere, guarda, lascia in diretta, senti l'audio, senti l'audio. Buongiorno, dall'Agif vengono portati giù? No, da Petiglia. Da Petiglia. Però li prendo dalle scuole e li portiamo là alla stazione. Adesso prendo quelli della stazione e li porto di nuovo. È che è il servizio che paga il comune questo? È il servizio che paga il comune. Bene. Perché e qua come facevo? Se con un pullman grande non puoi passare, quindi hai dovuto. Ho trovato. Bene, grazie. Buon lavoro, grazie. Avete sentito cosa? Beh, diciamo che questa è un'altra spesa che subentra perché i pullman grandi non possono passare. Senti, ma la staticità della strada? La provincia cosa ha dice? Liberato per piccoli, per no, automobili. No, sì. Quel pezzo è in dovrebbe sicurezza. Reggere, dovrebbe reggere. Usiamo il condizionale. Usiamo il condizionale. Dovrebbe reggere. Cioè, avete capito, amici? Torna in studio, guarda lì, guarda. Ferma queste immagini, ferma. Torna indietro, guardate lì, signori passano, quella, quando io guardavo giù, Franco, scusate l'emissione, stiamo concludendo, dovrebbe reggere, guardate lì, dovrebbe, cioè siamo veramente, cioè io torno in studio e chiudo, qui Renzi, Emiliano, si stanno ammazzando, scissione, non scissione, e la gente è proprio con la cacca qui sopra, fino a qui sopra, non ne possiamo più dei problemi che vive il territorio del Sud Italia e qui si stanno ammazzando per le fesserie, siamo una disoccupazione che arriva al 60%, quella giovanile, una regione disperata, questi giocano sulla nostra pelle. Pubblicità, sigla, grazie, a domani 14.30, replica questa sera alle 21.30. Aversa SRL opera nel settore da 15 anni. Ricerca costante, applicazione di tecnologie costruttive, collaboratori esperti e fidati garantiscono velocità d'esecuzione e assistenza a 360 gradi. La scelta giusta per chi intende mettere il futuro della propria casa in mani fidate. Nella splendida Davoli Marina, a solo 300 metri dal mare, Aversa realizza ville singole di varia metratura su due livelli, con possibilità di personalizzare l'interno utilizzando la nuova tecnologia in regola con le nuove normative. BioLiving, un sistema costruttivo antisismico ed isolante che assicura qualità e durevolezza. Tutto questo con solo 139.000 euro. Scegliere BioLiving significa antisismicità e sicurezza, risparmio dei consumi energetici, resistenza e affidabilità, economie realizzative. La risposta più avanzata e vantaggiosa in termini di tempo, bilancio economico e soluzione tecnica per garantire la massima soddisfazione del cliente con un'attenta consulenza e assistenza. Il personale offre supporto per l'ottenimento di mutui o leasing. Per un appuntamento 0967 57 25 07. Aversa progetta, costruisce, vende. Aversa SRL Costruzioni Edili, via Amendola 14, Davoli Marina, Catanzaro, www.aversasrl.com. ISIM nasce a Catanzaro su iniziativa di professionisti esperti nella consulenza aziendale e nella formazione. Grazie alla lungimiranza di Ernesto Gigliotti, fondatore e storico presidente dell'istituto. Numerose le partnership di prestigio intrattenute, tra cui Luiss Università, Guido Carli e Telecom S.P.A. La formazione è al centro di ISIM dal 1988, in diversi settori, come quello turistico, agricolo e dell'aggiornamento professionale, con il rilascio di qualifiche professionali, raggiungendo importanti risultati. ISIM offre attività di formazione per disoccupati, dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato. Inoltre organizza attività di ricerca, informazione, comunicazione, assistenza e accompagnamento all'impresa. ISIM seleziona docenti preparati in diversi campi. Coloro in possesso di un'abilitazione all'insegnamento possono inviare il curriculum vitae europeo a www.isimcalabria.it. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione professionale per le qualifiche di operatore e servizi di vendita, operatore agricolo, operatore del benessere, operatore grafico, operatore amministrativo segretariale,
operatore ai servizi di promozione e accoglienza, operatore della ristorazione, e sono rivolti ai giovani che non hanno compiuto 18 anni. L'offerta proposta si è ampliata tramite i corsi per operatore sociosanitario. Inoltre, ha in programma la collaborazione con un grande esperto del settore make-up, Marco Manfredini. Da Milano arriva a Catanzaro l'Accademia Armonia, con corsi di specializzazione nel settore del make-up artist. ISIM si sviluppa su oltre 900 metri quadrati. È dotata di laboratori didattici e aule capaci di accogliere sino a 100 allievi. ISIM, via Caduti sul lavoro 14, quartiere Santa Maria, Catanzaro. Telefono 0961 78 14 62. Pagina Facebook ISIM. Sito www.isimcalabria.it. Mail info@isimcalabria.it. G-Uniform, il nuovo store di abbigliamento professionale delle migliori marche. Offre una gamma di prodotti esclusivi a clienti estremamente esigenti. I capi proposti sono frutto di un'attenta analisi di mercato che si traduce in qualità e vestibilità per la propria clientela. All'interno dello store di Catanzaro, su una superficie di 200 metri quadrati, una vasta scelta per i settori chef, ristorazione, oreca, fornitura alberghiere, personale domestico, capi di abbigliamento per estetiste, parrucchieri, divise medicali, camici e calzature certificate, oltre che abbigliamento ad alta visibilità. G-Uniform, rivenditore ufficiale G-Blors, azienda leader del mercato con partner di caratura nazionale e internazionale come gli chef Antonino Cannavacciuolo e Massimo Bottura, oltre che il main sponsor dell'ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana. I capi riescono a fondere innovazione tecnica e stile italiano con una componente fashion. G-Uniform, unica realtà su Catanzaro per il settore soft air. Inoltre potrete trovare Airsoft Gun, accessori e abbigliamento tattico e militare. G-Uniform, Viale De Filippis, 196, Catanzaro. www.uniform.it. È unico, è imperdibile, è il momento in cui il tuo sogno è realizzabile. È il sottocosto Expert, valido dal 20 febbraio all'1 marzo 2017. TV LG 49 pollici, Ultra HD 4K, Smart TV a €529. iPhone 7, 128 GB a €819. Notebook HP 15,6 pollici, processore Intel Core i5, memoria grafica da 2 GB a €499. Imperdibile abbinata, due prodotti al prezzo di uno, lavatrice Electrolux, lava fino a 8 kg, tripla classe A, ed asciugatrice Electrolux, asciuga fino a 8 kg, classe A+, all'incredibile prezzo di €649, risparmi €350. Grazie. Expert, ti aspetti sempre con voi. Auto Global è centro My Glass, network italiano leader nella cura dei cristalli. Sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli industriali, commerciali e autobus. Inoltre operiamo con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, l'intervento sarà totalmente gratuito. Global Grandine è specializzata nella tecnica a freddo per le riparazioni da grandine, urti da parcheggio o piccole bolle sull'autovettura. Inoltre permette di ridurre il costo della riparazione e di mantenere la verniciatura originale. E per una maggiore garanzia di igiene, eseguiamo la sanificazione dell'abitacolo e degli impianto di climatizzazione con l'innovativo trattamento a ozono. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta, offrendo tanti servizi: autocarrozzeria, oscuramento vetri, lucidatura fari, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Ma non finisce qui. Siamo iCar Center, sistemi di sicurezza. Da oggi puoi stare tranquillo. Niente più furti, perché la tua auto sarà identificata in modo permanente. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure. I centri Auto Global sono a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e Sellia Marina Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73, autoglobal@libero.it.